Dahl, who teaches history of science at University of Sydney, Australia. He is an expert of early modern science. He wrote this wonderful book on Baroque science. We have many experts of Baroque culture, Professor Costantino Esposito too. And today he will talk us about paradoxes or what makes early modern science Baroque. Please. If you want to stay here, where do you want the to? The thing is here, so I'm going to read, so you understand me, and for a reason I'll explain immediately. I'm extremely happy and thankful and honored and excited to be congratulating the Centro di Storia della Scienza in this very important anniversary, and I warmly thank Francesco and Costantino for inviting me to do so. Do you hear me? No? No? It's on. I can sit down. I mean, it's be nicer too. Yeah, perhaps it is better. Yeah. Put it closer. That's better? Excellent. Okay, I don't like stand. If I'll have to, I'll stand like a pop star. Okay, I'm sorry that my embarrassingly bad Italian doesn't allow me to do that in the proper language. And because I realize how short the time and how many festive talks are going to be, were already given and going to be given today, I decided I'll just read what I have from paper, which is not what I usually do. More important, I thought that on this occasion it will be fitting to discuss the subject that makes us such intellectual comrades, namely our unconventional use of the term Baroque. Costantino and his students to designate early modern philosophy, and I to think about early modern science. What I'll try to do today, I don't want to repeat the Baroque science, but I'll try to provide, in the best stores and the best pirating sites. I'll try to provide another argument why this use, right, Baroque, is useful and fruitful and enlightening. Why Baroque is useful to designate science. It will necessarily be a kind of a broad brush and involve too many hand waving for comfort, but I hope it will also provide a little food for thought. Okay, so if the Earth, our home, did not measure out its annual circuit in the midst of the other spheres, changing place for place, position for position, human reasoning would never struggle to the absolutely true distances of the planets and to other things which happened on them and would never establish astronomy. This is the way which Johannes Kepler chose to present the significance of the Copernican hypothesis, which he was among the first to be taught, right, as a student already. It's a paradoxical presentation, almost tongue-in-cheek. Not being at the center of the cosmos turns out to be beneficial rather than daunting. It's ironic, but it's also completely serious. The paradox is serious first because the Copernican hypothesis itself is paradoxical. To be sure, Copernicus himself wrote, there is general agreement among the authorities that the Earth is at rest at the middle of the universe. They hold the contrary view to be inconceivable and downright silly. Copernicus' claim is silly, not only because the motion of the Earth is strange, which is indeed it is, but more importantly, more fundamentally, because if Copernicus is right, this motion has to be completely hidden. We on Earth are engaged, according to Copernicus, in three different motions, two of them extremely fast, without any discernible effect. Yet for all that Copernicus knew and believed in, motion is the subject matter of astronomy, and nature simply is motion. Motion is the cause behind all effects. Effectless motion is a paradoxical concept. Secondly, Copernicus' claim is both paradoxical and serious
because moving the Earth from the center to the periphery of the solar system did make astronomy more empirically promising. The motion of the Earth was undetectable, but it gave new sense and significance to motion of the other planets. Viewed from the center, the planets presented only their relative positions against the backdrop of the celestial sphere. Off center, these angles could be triangulated into the absolutely true distances that Kepler is talking about, and that makes really exciting sense, because moving, the Earth was a planet, which implied that the planets were like Earth, and the changing position of the spots, these spots of light, were real motion of real physical objects. Now, Kepler was keenly aware of this, partly because his employer, for a short but very important period, was Tycho Brahe, the astronomer who took best advantage of these new empirical options. Employing huge instruments, right, like this, one of them is the size of a whole building, and scores of observers and calculated, Tycho produced observations, many scores, many orders of magnitude more accurate than his predecessors. And this accuracy, in turn, allowed him some bold empirical claims with unsettling cosmological implications. In 1572, he claimed that a new supremely bright object that newly appeared in the skies was actually above the moon, a stellar nova, outside the realm of the elements and in the heavenly spheres. In 1577, he added a similar claim about a comet. This fleeting ephemeral object was above the moon. Now, it is important to stress that Tycho's claims were not merely novel and bold, but downright paradoxical. The assumption that there could not be new objects in the heaven was so deeply ingrained into everything Tycho himself believed in that his own project made little sense if this assumption was transgressed, if there were changes in the heaven. Change belonged under the moon. Above it, all was eternal and unchanging. That is why the heavenly bodies moved in simple and perfect motions, concentric circular orbits of uniform angular velocity, and Tycho's own observation, like any astronomer's, were directed at providing the data required to construct for each planet a model that followed these rules, change this changeless motion, with all the refinement and compromises necessary. Nothing in the Copernican hypothesis itself was meant to contest the strict distinction between the realms separated by the lunar sphere. The static eternity of the heavens or the changing temporality of the terrestrial rim under it. If anything, with the Earth no longer at the center of the universe, of the cosmos, sorry, this distinction became even more crucial. The integrity and uniqueness of the sphere of elements orbiting and rotating together was the only way Copernicus could explain how it is that clouds and birds do not drift west while we move east. Tycho's discovery were paradoxical because they subverted his own discipline. Secondly, it is important to stress that Tycho's paradox, like Copernicus before and the others, some of them will talk about, to follow, was very serious. The highly unsettling and epistemological and cultural and religious implication of it were perfectly clear even to outside observers. Like, for example, Eustace Lipsius was one of the most astute intellectual of Tycho's contemporaries. That's what he writes in a translation to English from the period. And howsoever the wit of men cloaks and excuses these matters, yet there have happened and daily do in that celestial body such things as confound both the rules and wits of the mathematicians. But behold, our astrologers were full troubled of late with strange motions.
and are and new stars. This very year there arose a star whose increasing and decreasing was plainly marked, and we saw a matter hardly to be credited, even in the heaven itself, a things to have beginning and an end again. Finally, and it is in this that the new science and the Baroque most clearly intertwine, rather than affecting skepticism or intellectual despair, the paradox itself became a locus of inquiry. This was exactly what Kepler was called upon to do. Water for the speaker. Here, it's open. Thanks. Thanks. To justify Tycho's project, nice, and its paradoxical outcomes, Kepler had to solve an epistemological problem. First, it was the straightforward worry that the common to both general intellectual and working astronomers, that God the Creator placed the celestial bodies so far away from our senses that we are unable to set out causes for their particular appearances. And that's said by Meissling, Kepler's own teacher, and on the guy that taught in Copernicus. Meissling himself says no one is able to ascend to the ethereal region where he would see everything in person. Right. So first of all, basic kind of skepticism about ability to say anything about things which are too, so far away, anything physical, anything with cosmological meaning like Tycho does. The other more specific epistemological objection was to the means by which Tycho's ambitious observational project was carried out. The large naked eye instrument Tycho used, and even more so the optical camera obscura style instrument that Kepler himself used. The objection did not stem from a simple distrust in the instrument. It was a fundamental implication of what vision was. Vision was a direct cognitive direct cognitive relation between mind and the object, or between objects and the mind. Here is how the concept was elaborated by the father of European medieval perspectiva tradition, father of European opticians, Robert Grosseteste. A natural agent continuously multiplies its powers from itself to the recipient, whether it acts on the sense or on matter. This power is sometimes called a species, sometimes a likeness, and it is the same thing whatever may be called, it may be called. Whether species or likeness, or for the atomist simulacra, what was clear to all writers about vision from the Greeks through the Muslim opticians led by Abu Ali ibn al-Haytham in the 11th century to Grosseteste and his disciple in the 13th century was that vision is literally the representation of the object, something of the object itself becoming present through the eye for reason to consider. This was an unquestionable for to Renaissance masters of the visual arts like the painter theoretician Leon Battista Alberti, who summarizing optics to practitioners to his readers practitioners before teaching them how the new technique of how to use the new technique of linear perspective stresses exactly this essential teleology, the agency by which vision is is carried. Philosophers, he says, say that surfaces are measured by certain rays, ministers of vision, as it is quasi visendi ministri, which they therefore call visual rays, since by their agency the images of things are impressed upon the senses. Hence, obviously, reliable vision, in this traditional understanding, was direct vision. When the agents of visions made their way uninterrupted
from the objects to the eye, they are in and of themselves authentic, actual implication of the observed, actual replication, sorry, of the observed object. Correspondingly, any mediation of this process, anything that came in between the eye and the object, was in and of itself a distortion. The instrument, and especially the optical instruments, which actively manipulate like the camera obscura or the telescope, which actively manipulated the visual ray with its lenses, interrupted the species in the way to the eye. Medieval scholars could excuse their spectacles merely helping them read, their tired eyes read the nearby text, and Tycho could excuse his sextants and quadrants loyal to the traditional astronomical humility and admitted the heavens inscrutable. Kepler instead offered a bold and paradoxical resolution to the challenge of legitimizing instrumental observation. Traditional optics provided an epistemological anchor to all physical inquiries of nature by guaranteeing an essentially cognitive relation between mind and objects through the eye. Kepler provided epistemological legitimation to the instruments by abolishing this cognitive warranty, turning vision itself into a physical process. I firmly established, he writes, by irrefutable experiments that from the sun, right, not from the object, from the sun, species exactly alike are flowing until, for whatever reason, they fall on an opaque medium, it can be, you know, the screen here, where they paint their sources, and vision is produced when the opaque screen happens to be the eye. There are no ministers of vision in Kepler's optics, no entities providing authentic, unmediated, reason-ready representation of the object through the eye. There's only light flowing from whatever source, bouncing off objects, until for whatever reason it falls on whatever opaque medium. There is nothing special to the eye. It is just another opaque screen. And nothing special to vision. It is produced like any other physical effect. This reversal, whose implications to optics and epistemology is as radical as the Copernican reversal was to astronomy and metaphysics, legitimized Tycho's project by turning the eye into an instrument. If the eye was no better than an instrument, then the instrument was no worse than the eye. If vision was a physical, was physical mediation, there was no fundamental epistemological harm in the mediation of the instrument. It was a paradoxical solution for two reasons. First, if the instrument was no worse than the eye, then the eye was no better than the instrument. The price of elevating the instrument was denigrating the eye. Kepler optics made the mediation of the instrument tolerable because it meant that we could no longer hope for unmediated vision. Vision was mediation. In other words, the instrument met the new epistemological standard because the standard was lowered. And any epistemological thinking by anyone attentive to the new ways of knowledge production would, from Kepler on, have to accept this lower standard as a starting point. The second and related reason Kepler's optics was paradoxical is that, as he was keenly aware, his naturalization of vision had the effect of taking the viewer out of nature. Right? You naturalize vision, you denature the observer. How this image or picture is joined together with the visual spirits that resides in the retina or in the nerve, and whether it's arranged within the species, the caverns of the cerebrus. Right? If there's someone coming down from the reason to look at this movie on the screen of the eye, I don't know. He says, this, I say, I leave to the natural philosophers to argue about. The light touch of Baroque humor does nothing to obscure the seriousness by which Kepler takes this insight. Optics studies a physical process in which light produces an image which just might be on the retina. This is a great achievement,
but it creates a complete mystery where there did not used to be one. How does the physical image translate into vision? And Kepler stresses that this image, which has an existence separable from the presence of the object itself, is not in the humors or the tunics. Therefore, it is in the spirits. The vision occurs through the impression of images upon the spirits. However, this impression is no longer optical, but physical and mysterious. There were two aspects to the optical paradox. The scientific understanding of vision made it lose its epistemological prowess, and the naturalization of the eye estranged the observers. Within the very year in which Kepler established both his optics, both of them in his optics, Galileo, that's 1609, Galileo would add a third aspect to this paradox. Since unmediated vision was exposed as a myth, right? There was no unmediated vision, and the naked eye was not epistemologically better than the instrument, and since the instrument was clearly optically better than the eye, it followed that the instrument was always better than the eye. The instrument was not there to assist the eye, but to replace it altogether. Here is the, kind of, if you like, a core Baroque paradox. Nature could only properly experience through art. And again, what the title Baroque serves to stress is that, far from skepticism or playful disregard, these paradoxes became a core of inquiry. Descartes, in particular, turned Kepler's optical paradox into the core of his epistemology. The images that form on the back of the eye, he explains, optically and mechanically, this picture, in being so transmitted into our head, always retains some resemblance to the object from which it proceeds. Epistemologically, however, we must not hold that it is by the means of this resemblance that the picture causes us to perceive the object, as if there was yet another eye in our brain with which we could apprehend it. But what Kepler did is kind of cancel this idea that somehow we have inside our head some resemblance of the object, which then reason can observe. This becomes a joke, right? This becomes just absurd, like having another eye. Now we explained vision physically, we need a new reason. Not a new theory of the sense, but fundamentally new reason. This is an interesting point, and allow me a little digression, because for the great Michel Foucault, famously, this rejection of resemblance meant the end of Renaissance and the beginning of classical period. At the beginning of the 17th century, writes Foucault now, not Descartes, during the period that has been termed, rightly or wrongly, the Baroque, thought ceases to move in the element of resemblance. Similitude is no longer the form of knowledge, but rather the occasion of error, the danger to which one exposes oneself when does not examine the obscure region of confusions. Yet, in Foucault's analysis, it was not for the Baroque to replace the noble, rigorous, and restrictive figures of similitude with the yet more rigorous and restrictive approach to knowledge, in which there are only, those who know Foucault knows this by heart, in which there exist two forms of comparison, and only two, the comparison of measurement and that of order. That's not Baroque for Foucault. The fierce critics of resemblance that he quotes, Bacon and, of course, Descartes, lived during the period that has been termed the Baroque, but they were not representative of the Baroque. Rather, when the age of resemblance is drawing to a close, it is leaving nothing behind but games. Games whose power of enchantment grow out of the new kinship
between resemblance and illusion. The chimeras of similitudes loom up from all sides. I have to read it, it's so pretty. But they are recognized as chimeras. It is a privileged age of trompe l'oeil, and so on and so forth. Now, Foucault is correct in the very important sense that Descartes rejects the epistemological role of resemblance. He is completely wrong, however, in two ways, both in calling Descartes' reasoning classical, namely outside of the Baroque, and in thinking that being Baroque meaning being about games. Rather, in the most Baroque of fashions, and that's what it means to be Baroque, and that's why Descartes is a Baroque thinker, Descartes very seriously answers paradox with paradox. First, he takes on Kepler's challenge and mechanizes perception. We don't have time to go into that. Then, since resemblance can no longer connect observer to reality, he lets the passions do it. The small nerves which extend to the heart, right from the senses to the heart and to the pericardia, although extremely tiny, create the other internal senses in which consists all the strings, all the steerings, the passions, and all the states of the rational soul, such as happiness, sorrow, love, hatred, and so on. Finally, right, so passions are now doing what reason was supposed to do in discerning objects, because there is no more objects to discern. Finally, in a marvelous reversal, Descartes turns the passions into warrantors of knowledge. Right? Instead of the passion trying to force knowledge on the passions, instead of reason trying to force knowledge of the passions, or instead of reason trying to force knowledge on the passions, in Descartes, passions become the warrantors of knowledge for reason. The objects which move the senses do not excite different passions in us in proportion to all of these diversities, but only in proportion to the different ways they can harm or profit us, or generally be important to us. The use of all passions consists in this alone. They dispose the soul to will things, nature tells us are useful, right? So the passions are warrantors of knowledge because they warranty survival. I can talk about this for many hours, but that's what I'm working on now, but I want to finish. Do I have another 5 minutes? I want to finish with something else. We don't have time to dwell on Descartes' passionate epistemology. So I'll instead jump to the end, namely to Baroque science as applied by the beginning of the 18th century, by one of those who could observe and emulate the likes of Kepler, Descartes, and Newton. Right? Someone who already knows the canon of the new science and can apply it to new arenas, new subject matter. In 1715, Bernard Mandeville writes The Fable of the Bees, which he summarizes so. This is the last thing he says. In the hope my vanity forms of this, I leave the reader with regret and conclude with repeating the seeming paradox, the substance of which is advanced in the title page, that private vices, by the dexterous management of a skillful politician, may be turned into public benefits. Mandeville's paradox is that private vices, greed, avarice, egoism, thievery, lead to public benefits, prosperity, and peace. He stresses that it is indeed a paradox many times over, throughout the text, and his readers, both contemporary and moderns, both critical and admiring, have always taken it as such, as a paradox. Yet Mandeville is neither oblivious to the implication of arguing paradoxically, nor deterred by these implications. In fact, he is careful to better his arguments so it won't be turned against itself, as paradoxes often do. But he thinks about
the fact that he's working paradoxically. Should any of my readers, should any of my readers draw conclusion in infinitum from my assertion that that goods sunk or burnt are as beneficial to the poor as if they been well sold and put into their proper uses, I would count him a cavalier and not worth answering. Should it always rain and the sun never shine, the fruits of the earth would soon be rotten and destroyed. And yet it is no paradox to affirm that to have grass or corn, rain is as necessary as sunshine. Mandeville first introduced the paradox that chastity may be supported by incontinence and that the best of virtues want the assistance of worst of vices. He has very many funny versions of it. 10 years before the fable of the bees, in a short, spunky little poem called The Grumbling Hive. There, the paradox has the juicy effect of satirical provocation, which gained him much notoriety he claims to have been happier without, because this little pamphlet was immediately plagiarized and he didn't make any money of it. The bees of this grumbling hive in that earlier poem were a bunch of crooks and loafers. All trades and places knew some cheat. No calling was without deceit. The lawyers, whose art the basis was raising feuds and splitting cases, opposed all registers and cheats, might make more work with deep estates. The punchlines of this Chaucer-like or Boccaccio-like irony was that not only did the bees not suffer for their despicable morals, they thrived in it. Thus every part was full of vice, that's in the title, yet the whole mass a paradise. And the irony becomes a genuinely paradox in the Grumbling Hive, in the early text, when Mandeville stresses that the bees' paradise was not just oblivious to their vices, but positively dependent on them. Once the gods in this story tire of their sloth and lust and avarice and pride and put an end to the debauchery, the great prosperity collapses with it. As pride and luxury decrease, so by degrees they leave the seas, not a merchant now, but companies remove all manufactories, all arts and crafts neglected lie, content to bane of industry, makes them admire their homely store, and neither seek nor covet more. One more page. But in the fable of the bees, right, so this is supposed to be funny. I find it funny. But in the fable of the bees, it stops being funny. Something rather dramatically changes. Instead of poking fun, Mandeville sets to explore the mechanism that produced the paradox and its full extent. For example, I'll give you one, it's really good analysis. There are few people in London of those that are at any time forced to go afoot, but what could wish the streets of it much cleaner than generally they are. While they regard nothing but their own clothes and private conveniency, but when they come to consider what offends them is the result of the plenty, great traffic and opulency of the mighty city, they will hardly ever wish to see the streets any less dirty. It is a careful empirical inquiry, right? As long as you think about your own shoes, you want the streets dirty. If you think about London in general, you don't want it any less dirty. Why? Because if we mind the materials of all sorts that must supply such an infinite number of trades and handicrafts,
as are always going forward, the vast quantity of victual, drink, and fuel that are daily consumed in it, the waste and superfluities that are mass produced, the multitudes of horses and other cattle, the carts, coaches, and carriages, and above all, the numberless swarms of people that are continually harassing and trampling through every part of them, we shall find that every moment might produce new filth. And considering how far distant the great streets are from the river side, what cost and care soever be bestowed to remove the nastiness almost as fast as it is made, it is impossible London should be more cleanly before it is less flourishing. Right? So there is a mechanism which is in and of itself paradoxical. It has to be, right? It has to be filthy to be prosperous. As the empirical inquiry expands, Mandeville's details gather strong epistemological, even metaphysical sense. The paradox, it turns out, has many faces, not all as amusing as in the grumbling hives, as the grumbling hive suggests. For example, the labor of million would soon be at end if there was not other millions employed to see. I'm finishing. 1 minute, exactly. Now it will be a minute and a half. Employed to see their handiwork destroyed. Moreover, the paradox goes both ways. The paradox goes both ways. Virtue produces vice as much as vice produces virtue. Who would imagine that virtuous women unknowingly should be instrumental in promoting the advantage of prostitutes? Or what's still greater paradox, the inconsistent incontinences or should be made serviceable to the preservation of chastity. We can conclude by saying that the change in the status of the paradox for Mandeville could have been baffling had he not told us what his aim is in the very first paragraph of the Fable of the Bees. One of the greatest reasons why so few people understand themselves is that most writers are always teaching men what they should be and hardly ever trouble their heads with telling them what they really are. Mandeville is aiming at a science of men, and inquiring into paradox, far from being a joke or an ironical twist, is his way to do so. This is the legacy of the new science, and this is why it is why the new science is baroque. Thank you very much. So thank you very much for this wonderful talk, which interweaves history of science, history of philosophy from an anthropological point of view. We have no time, but we have the time for a short question, if there is. Are there any questions? I have a curiosity. So you talked of the paradoxical, conventional, instrumental nature of knowledge in early modern science, but what you said reminds me what St. Paul or Hugo of St. Victor said. So we have to proceed through the visible to the invisible. So are there theological roots of this way of conceiving reality in early modern science? For instance, Paracelsus, around whom Foucault builds his system in the order of things. What do you think about? You think about that this move, the move into the paradox, is has a yeah. I can see. I didn't think about it. I have to admit, but I can see why. Like it's almost a Dominican move, mm-hmm. right? You look at the disorderly and in it see orderly. There is something like that. I don't think that's the origin. I've got to mm-hmm. to tell you. I think this is what makes it new. I think this kind of this is only one of the reasons. I think the term Baroque
is relevant and efficient and enlightening and so on to think about early modern science. But I think this kind of if like you know, hogs in the mud, like kind of dwelling into the paradox, answering a paradox with a paradox, looking kind of straight into the paradox, I think this is new. Mm-hmm. I think that when, say, you of St. Victor looks at the changing world and say, well, in the changing world we'll see the eternal deity, I'm not sure there is something there. I've got to give you that. There is some, I've got to think about it a little bit. Some echoes. Yes, there are some echoes of that. I've got to give it a little more. So, I mean, it's. I don't think it's. It's really. I'll tell you here is an important difference, especially say for the Dominican, this paradoxality, if you like, the fact that we are was always a sign also of our limitations, right? That there was kind of a basic skepticism, not in the sense of relativism, but a feeling of the end of our the clear limits of our knowledge, which this paradoxality marked. While for these guys, I think there is no despair, right? There's nothing. The paradoxality just opens a road to yet a new and another. Another rolling into that within this kind of paradoxical thing, which they don't, I think as paradoxical, but as looking into the things and seeing. Here is the also kind of the fundamental paradoxality in seeing, like with a microscope, that the more you look, the less. Right, the deeper you look, the more variety you get. not the less. You don't get closer to perfection or hit a wall, but you get more and more and more and more variety. And in that sense, there is some optimism in this. So there is an explosion of the world through paradoxality. Yes. That's a nice way to put it. Thanks. So thank you very much. You're very welcome. Ed ora passiamo alla sessione successiva. Invito i relatori della sessione successiva. Grazie ancora. Thank you. Okay. I'll go sit there and listen. Please. Invito i relatori della sessione successiva. Io nel frattempo, mentre appunto Liborio Di Battista, Maria Antonietta Paradiso, Alessandro Volpone e Luigi Traetta guadagnano le posizioni, nel frattempo dobbiamo montare l'iPad. Ecco, e allora diciamo chiacchiere per riempire questi due minuti. Comunque, nel frattempo ci sono state le lezioni per il nuovo direttore del seminario di storia della scienza. Habemus Papam. Habemus Papam, e quindi sono commosso del risultato. Vi ringrazio, davanti poi ai miei predecessori sono particolarmente emozionato, non so se sarò in grado di fare tutte le cose che i miei predecessori hanno fatto. Se facessi la metà, un quarto di quello che hanno fatto, mi riterrei soddisfatto. Sarò il nano sulle spalle dei giganti, e però inviterei tutti, soprattutto i più giovani, a farsi vivi, perché il seminario di storia della scienza è la casa di tutti, e quindi sarebbe bello che poi fosse il luogo in cui ciascuno di voi potesse realizzare i propri sogni intellettuali nei limiti delle possibilità del seminario. E naturalmente ringrazio innanzitutto l'ultimo direttore, il professor Garuccio, che mi è stato molto vicino negli ultimi anni, ma poi tutti i professori. Andando a ritroso, il professor Guaragnella, che ha portato questa ventata di spirito letterario nel nostro seminario, e poi naturalmente il professor Gian Domenico, perché chiunque abbia bazzicato
anche poco il seminario di storia della scienza, sa che il seminario di storia della scienza nella sua configurazione esiste adesso perché il professor Di Gian Domenico ci ha speso tutta la vita. Quindi naturalmente un applauso va soprattutto a lui. E poi al professor Tateo, che non c'è, si è allontanato, ovviamente a Corsano, che non ha avuto mai il piacere di conoscere. Passo la parola al professor Di Battista, che insegna da noi storia della scienza, lo conoscete tutti, e io sarò molto cattivo, ai 10 minuti vi tolgo la parola. Quindi il professor Di Battista parlerà della diffusione della cultura scientifica all'interno delle attività del seminario di storia della scienza. Ma vista la bella relazione che abbiamo ascoltato, io anche 5, così recuperiamo un po'. A sottrarre si può sempre sottrarre. Infatti, io vi dirò due cose su quella che è stata l'attività per circa 2 lustri del seminario di storia della scienza nell'ambito della diffusione della cultura scientifica. Abbiamo ottenuto negli anni passati dei finanziamenti dal Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca nell'ambito della legge 6/2000, la cosiddetta legge sulla diffusione della cultura scientifica. Lo dico subito e poi non lo ripeto più, i finanziamenti che abbiamo avuto di solito sono stati tra un quarto e un decimo del richiesto. Quindi abbiamo dovuto fare ogni volta i salti mortali, moltiplicare i pani e i pesci per raggiungere un minimo obiettivo di quello che ci eravamo man mano proposti. Come vedete nella diapositiva, gli obiettivi della legge 6/2000 prevedono fra l'altro lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione, delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, la promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica anche mediante iniziative editoriali ed espositive, e la promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado. Ed è quello che abbiamo fatto in momenti diversi, ottemperando a ciascuno di questi obiettivi. Il primo, la promozione dell'informazione mediante la realizzazione di iniziative editoriali ed espositive. Partecipammo nel 2005 al bando, vincendolo, per la realizzazione di un'opera unica. Stamattina abbiamo sentito dal professor Beretta la questione della storia della scienza legata alle realtà locali, ed effettivamente questo è un lavoro che è stato realizzato per segnare un momento della storia della scienza nella nostra regione in Puglia. Questo volume, come si legge nella prefazione del professor Di Gian Domenico, è tale per cui non esisteva nessuna serie raccolta di notizie biobibliografiche sugli scienziati locali che avesse, come quest'opera ha, una presunzione di completezza sia lungo la dimensione temporale sia in ordine alla origine geografica dei personaggi. Questa sorta di enciclopedia degli scienziati di Puglia vide la luce grazie al piccolo finanziamento del MIUR e a un finanziamento più cospicuo del Consiglio regionale della Regione Puglia, e fu possibile perché una quarantina di studiosi, coordinati da Francesco Paolo De Ceglia, Alessandro Volpone e dal sottoscritto, realizzarono più di 400 schede biografiche sugli scienziati locali, accompagnandole inoltre con approfondimenti tematici, schede di collegamento. Fu un momento nel quale la comunità degli storici della scienza, dei ricercatori e docenti, ma anche dei dottorandi, ma anche degli studenti o dei semplici cultori della materia, portarono a compimento un'opera che all'inizio sembrava impossibile. Adesso aspettiamo che il nuovo direttore del seminario di storia della scienza si trovi la maniera di fare Scienziati di Puglia 2, che so che è nei suoi desideri, non lo sto lanciando così per caso. E 2 anni dopo un ulteriore finanziamento, sempre per la realizzazione di iniziative per la divulgazione scientifica, portò alla realizzazione di una mostra presso la Cittadella della Scienza, e prima mostra dedicata alla scienza in Puglia, caratterizzata qui dal coinvolgimento delle scuole
e fu realizzata sotto la direzione di Francesco Paolo De Ceglia e vide la presenza di migliaia di visitatori nell'arco di meno di un mese. La mostra prevedeva un angolo di accoglienza video sulla scienza in Puglia e poi 5 ambienti, uno rosso per la medicina e farmacologia nel XVIII secolo con icona Baglivi, uno verde le scienze naturali con scienziato principale Arcangelo Scacchi, uno di medicina e biologia del XX secolo con scienziato principale, ahimè, Nicola Pende, e poi uno blu fisica e astronomia con Merlin, giallo per matematica e informatica con Ennio De Giorgi come figura principale. Ancora 2 anni dopo, questa volta l'obiettivo fu quello della promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado. Praticamente il progetto pensava di riunire alcune scuole per poter insegnare nelle scuole come si può insegnare le scienze con la storia della scienza. E furono coinvolte, vi dico 2 numeri, anche qui furono richiesti 63.000 euro e ne furono concessi la bellezza di 7.000, e le scuole furono coinvolte nelle iniziative, furono convinte a preparare un percorso didattico nelle discipline scientifiche, ma usando gli strumenti tipici della storia e della filosofia della scienza. Furono coinvolte 30 classi di scuole medie di primo e secondo grado per un totale di 400 studenti che realizzarono si chiamavano allora, non so se si chiamano ancora, i pedagogisti non si fermano mai, unità didattiche, mi sa che hanno cambiato nome nel frattempo, lezioni di storia della scienza, di scienze con la storia della scienza. E ci fu un momento finale, un happening culturale molto, molto bello, esattamente l'11 dicembre del 2009, quindi esattamente come oggi, 8 anni fa, nel Salone degli Affreschi, furono presentati dai docenti queste unità didattiche e nei corridoi del Salone degli Affreschi le scuole prepararono una mostra happening con exhibit, con quello che loro avevano realizzato per le unità didattiche, e fu un momento veramente coinvolgente. Io qui ho qualche fotografia dell'epoca nelle quali è possibile vedere anche alcuni protagonisti della giornata, e che fu un momento particolarmente emozionante. Ancora, ci siamo dati da fare non solo con la diffusione, con il bandi, ma anche con le settimane della cultura scientifica. Qui ne vedete una, la 20ª settimana, nella quale ad esempio il sottoscritto e De Ceglia presentarono una relazione sugli inizi del cinema scientifico. Arriviamo al 2011, sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza. Qui in questo caso l'obiettivo fu più ambizioso, e cioè quello di realizzare, coinvolgendo sempre le scuole medie di primo e di secondo, le scuole secondarie di primo e di secondo grado, delle unità didattiche, questa volta con la tecnica del digital storytelling. Naturalmente fu necessario preparare un percorso didattico. L'obiettivo era un bando, le scuole che avessero presentato il miglior prodotto avrebbero vinto un premio in denaro. Il professor Di Giandomenico, ricordando Bonaventura, fece preparare un assegno da 1.000 euro per la scuola vincitrice, ma in quel caso fu necessario attraversare delle fasi di intervento piuttosto complicate, e cioè dare nozioni di didattica di storia della scienza agli insegnanti di scienze, dare lezioni di didattica di storytelling ovviamente, e poi le fasi successive furono la realizzazione dei prodotti e infine la premiazione dei vincitori. In quel caso, oltre al seminario di storia della scienza, ci fu l'apporto significativo della Cittadella Mediterranea della Scienza, del CISMUS e della Puglia Film Commission. Anche qui
serata finale, giornata finale con la premiazione, con partecipazione nutrita di scuole della provincia di Bari e momenti molto significativi con applausi and the winner is, eccetera. È stato un momento topico della diffusione della cultura scientifica da parte del seminario di storia della scienza, fu vinto da una scuola con un documentario, un storytelling su Wegener e la deriva dei continenti, e noi ci auguriamo che il seminario di storia della scienza possa continuare in questa direzione. Grazie. 8 minuti e 45 secondi. Grazie Di Battista anche per la sua puntualità. Nel frattempo invito la professoressa Paradiso ad accomodarsi. Non so se ha bisogno del PowerPoint, se è tutto sistemato. La professoressa Maria Antonietta Paradiso, adesso a riposo, ma è una nostra collega di storia della scienza, ha insegnato fino a 2 anni fa storia della scienza presso il nostro Ateneo e continua ad essere presente nel nostro seminario con grande gioia di tutti. E ci parlerà delle attività di alta formazione che l'hanno vista protagonista sin dai primi anni del suo arrivo in università. Sì, grazie. A te. Un momento, scusate. Io leggerò la mia relazione. Ci va bene lo stesso. Allora, il sapere e le conoscenze scientifiche rivestono un ruolo centrale nella produzione dei beni materiali e immateriali, divenendo essi stessi una forza produttiva capace di produrre valore e vantaggi competitivi, durevoli per la knowledge society. In tale contesto assume una significativa rilevanza lo sforzo di investimento nell'alta formazione, per conferire attraverso le esperienze di alta qualificazione maggiore spessore al capitale umano dei giovani laureati. Il seminario di storia della scienza, soprattutto per decisa intuizione e forte volontà del professor Mauro Di Giandomenico, ha voluto sin dal 1987 attivare specifiche e differenziate iniziative in tal senso, alcune di notevole qualità e risonanza, fruendo di finanziamenti a ciò destinati dalla Comunità Europea. Sono state realizzate attività di notevole attualità e identità che hanno avuto un notevole impatto sia in termini di interesse e di frequenza da parte dei partecipanti e sia per le relazioni e i rapporti costantemente instaurati. Attività che hanno preteso un forte impegno lavorativo di tutta la struttura del seminario. Riporto in particolare 3 esperienze tra quelle realizzate, forse le più significative. La prima è stato il corso di epistemologia informatica, realizzato nell'anno 1994 nell'ambito del programma comunitario Euroform, della durata di 800 ore e frequentato da 16 laureati in discipline umanistiche, selezionati su più di 700 candidati provenienti da tutta Italia. Il corso prevedeva nella fase finale l'attuazione di una parte delle lezioni, 4 settimane, presso il Laboratoire d'Automatique Linguistique dell'Université Paris 7, partner del soggetto. Il percorso formativo intendeva fornire un contributo all'individuazione di un nuovo profilo professionale che coniugasse il tipo di formazione umanistica con l'esigenza del mondo della produzione, di avere personale capace di creare intelligenza incrementale nel settore capace di creare intelligenza incrementale nel settore dell'informatica e del software, in particolare la figura professionale denominata knowledge manager o epistemologo dell'informazione. 2 le principali aree di attività indicate per tale figura in progetto. La prima era la individuazione e la organizzazione logica dei problemi e delle procedure e dei testi da trattare con moduli informatici e con il ricorso alle tecniche dell'intelligenza artificiale.
Particolarmente prezioso da questo punto di vista è il risultato, il background filosofico che i frequentanti possedevano. L'altra area di attività era la creazione di software di ricerca e applicativo dedicato alle discipline umanistiche. La difficoltà più grande, infatti, riscontrata per l'informatizzazione nel settore umanistico derivava dalla alterità di linguaggio con il mondo computazionale. Il secondo progetto è stato il corso di restauro e conservazione di libri e documenti antichi, chiamato Ex Libris, realizzato negli anni 1998-2000 nell'ambito dell'iniziativa comunitaria NOW, della durata di 1600 ore e frequentato da 25 donne per la formazione nel settore del restauro e della conservazione di libri e documenti antichi. Il progetto nacque dall'esigenza di completare ed arricchire dal punto di vista della pratica professionale la formazione universitaria, essenzialmente teorica, impartita durante la frequenza del diploma universitario per operatori nel settore dei beni culturali. Durante il percorso formativo, anch'esso a carattere transnazionale, infatti i partner erano la Francia e il Portogallo, sono state realizzate significative esperienze sul campo, in centri di eccellenza. A Roma, per esempio, presso il Centro di Fotoriproduzione e l'Istituto di Patologia del Libro, presso l'Istituto Nazionale per la Grafica e la Calcografia, presso la Biblioteca dell'Accademia dei Lincei, presso l'ICROM, e poi presso varie biblioteche come la Gregoriana, l'Angelica, la Lancisiana e la Biblioteca Nazionale. Invece in Francia, presso la Bibliothèque Nationale de France, les Archives Nationales du Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre International de Conservation du Livre, l'IFROA, e presso la Bibliothèque Fornei. Il progetto ha operato anche ad un ulteriore interessante livello transnazionale, esplicitamente previsto dal programma comunitario NOW, la diffusione e la capitalizzazione dei risultati conseguiti durante il suo svolgimento. Partner transnazionali del Seminario di Storia della Scienza sono stati in questo caso AFIPAR in Francia e IEBA in Portogallo. Obiettivo di questa fase transnazionale era appunto quello di dare visibilità internazionale al progetto, mettendo in comune una rete di conoscenze, acquisendo metodologie, strumenti e tecniche di formazione e generando nuove idee scaturiti da esperienze diverse per un miglioramento dei metodi di lavoro e per l'acquisizione di nuove competenze. Una specificità poi del progetto, prevista come obbligatorio clausola progettuale dal programma comunitario, era quello di favorire la costituzione a fine corso di un'impresa. Ed infatti, a conclusione del percorso formativo, è stata costituita tra le frequentanti, come ultima fase progettuale, un'impresa cooperativa nel settore della legatoria e del restauro dei libri e documenti antichi. Il terzo progetto, invece l'ultimo, è il Master in Beni Culturali Enogastronomici, chiamato Gasterea, realizzato nel 2003, dal 2003 al 2005 nell'ambito del PON, Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR, della durata di 1.375 ore, frequentato da 24 laureati in discipline economiche, giuridiche, linguistiche, agrarie e scienze umane, con conoscenze dei più correnti strumenti informatici, selezionati su 301 candidati. L'obiettivo del Master era quello di formare lo specialista in beni culturali enogastronomici, una figura professionale che in virtù delle sue competenze nei vari campi, da quello delle scienze umane a quello tecnologico e scientifico, a quello giuridico e economico, a quello manageriale della comunicazione interlinguistica, potesse trovare collocazione in piccole e medie imprese regionali, nazionali e transnazionali, nel settore del turismo e nello specifico nella valorizzazione dei beni culturali enogastronomici. A conclusione del corso, lo specialista in beni culturali enogastronomici era in grado di leggere il territorio con le sue declinazioni produttive, storiche e culturali e di mantenere e vendere la cultura immateriale con un approccio manageriale ispirato alla qualità, in modo da aggiungere un plus valore significativo dell'offerta turistica.
Partner transnazionali del Master furono l'Università Paris-Trois, Sorbonne di Parigi, la Société de droit international Interval, International de Marne-la-Vallée, e l'Istituto parigino di formazione Perimetre Investissement, specializzato nell'accompagnamento delle azioni transnazionali. Tra i partner italiani invece c'erano la Camera di Commercio di Bari, l'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina, il Comune di Trani e la Società Sviluppo Italia Puglia. Di grande interesse lo stage realizzato all'estero, un'interessante esperienza in Francia per consentire il confronto tra realtà culturali e imprenditoriali diverse e di particolare eccellenza. Gli studenti hanno avuto infatti l'occasione di realizzare incontri proficui presso l'Università Paris-Trois-Sorbonne e in particolare presso il Centre d'études supérieures de tourisme, e poi presso l'École supérieure de cuisine française, le Salon du chocolat e il Musée du vin de Bourgogne. Hanno avuto anche l'opportunità di visitare nel Val de la Loire, che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, le Musée du Compagnonnage e nella regione di Champagne la prestigiosa struttura di Moët-Chandon. Queste dunque alcune delle attività di alta formazione realizzate nel tempo dal Seminario di Storia della Scienza. I percorsi formativi realizzati hanno avuto innanzitutto la finalità di stimolare nei giovani laureati l'accesso alla formazione lungo l'arco della vita, cioè anche dopo il conseguimento del titolo accademico, in un'ottica di costante qualificazione e con la finalità di aumentare in ciascuno l'adattabilità all'evoluzione del mercato del lavoro e di conseguenza l'occupabilità, sempre comunque valorizzando le proprie scelte individuali. Caratteristica costante delle iniziative progettate e realizzate è stata la dimensione della innovatività delle proposte e dei settori di intervento scelti, a prima vista forse estranei alla peculiarità del Seminario di Storia della Scienza. Le attività sono state però sempre proiettate verso settori economici competitivi, destando, come si è riscontrato, il forte interesse dell'utenza. Un'attenzione alla internazionalizzazione del processo formativo è stata un'altra caratteristica fondamentale. Realizzare progetti nei quali elemento essenziale era la transnazionalità, cioè la collaborazione con i partner stranieri, ha consentito di fare numerose e preziose esperienze in altre nazioni, arricchendo così il percorso formativo. Grazie. La polvere. Allora, ringrazio la professoressa Paradiso. Anzi, no, grazie a voi di avermi ascoltata. Tutte queste collaborazioni con la Francia, je remercie la professoressa. De rien. Alla prochaine fois. Abbiamo fatto tutti insieme davvero tante cose. Invito il professor Volpone, compagno di strada di tante vicende, che ha fatto il dottorato da noi, adesso insegna storia della biologia evoluzionistica presso la biologia. PowerPoint caricato? Sì, lo carico subito. Ah, ecco. In genere ritardatario nelle sue cose, ma un grande studioso di storia della biologia e in particolare della storia della genetica. Oggi ci parlerà delle numerose attività web del seminario, infatti la sua relazione è intitolata Web e Wiki Communication. Ho avuto il piacere e l'onore di essere prima dottorando presso il seminario, mi sono dottorato, poi assegnista di ricerca durante la direzione del professor Di Giandomenico e ho il compito di parlarvi di questa bella iniziativa del seminario, che è quella che riguarda la comunicazione sul web, quella riguardante in particolare il sito web italiano di filosofia, che probabilmente per molti ragazzi attualmente è solo un ricordo, oppure si saranno imbattuti in qualche recensione, perché ci sono ancora, se si interroga Google, dei riferimenti al sito web italiano di filosofia, ma in realtà ormai è un'avventura conclusa.
Il riferimento per un'immagine di così come era stato alla fine implementato e ampliato, era abbastanza complesso come portale di filosofia, la trovate a questo indirizzo. In che cosa è consistita questa avventura? SWIF era appunto l'acronimo di sito web italiano per la filosofia e parliamo del 95. I personal computer escono più o meno in quegli anni, il web arriva altrettanto, era arrivato da pochissimo e era una delle prime iniziative italiane che voleva in qualche maniera offrire, divulgare, fare comunicazione riguardo a contenuti di filosofia e scienze filosofiche, inclusa ovviamente la filosofia e la storia della scienza. Ha avuto come direttori il professor Mauro Di Giandomenico e Luciano Floridi, che all'epoca era docente di logica presso la nostra università qui a Bari, e era strutturato in quaderni che avevano, ecco qui c'è quello l'esempio, siccome non c'è più in realtà, ho riportato quello del quaderno di storia della scienza con il quale collaboravo, che era a cura di un dottorando, Rocco Satalino all'epoca, e aveva una serie di contenuti che riguardavano un po' le varie scienze e le tecnologie, quindi discipline scientifiche e tecnologiche, come vedete nell'elenco in calce. Nel 98 questo sito web che divulgava, faceva comunicazione filosofica e di comunicazione scientifica, ha ricevuto anche un premio del Sole 24 Ore come terzo classificato appunto nella categoria scuola, università e ricerca. È stato un importante riconoscimento che appunto ha cercato di in qualche maniera avvalorare anche quello che accadeva. Che cosa accadeva? Accadeva per esempio che questo sito web, grazie ai due direttori, ci fu l'idea di registrarlo come con un identificativo di rivista, un ISSN, e quindi ciò che veniva fatto su quella piattaforma in realtà aveva valore di pubblicazione. Questo incentivava appunto dottorandi, collaboratori a vario titolo, anche semplicemente studenti, laureandi del seminario di storia della scienza, a lavorare, a riempire di contenuti anche questo contenitore. Nel 2002, con l'inizio di questa biblioteca SWIF, si cominciò a pensare di arricchire. Prima venivano solo date delle news, soprattutto riguardo a pubblicazioni, e venivano fatte recensioni. Le recensioni dello SWIF sono state ancora proseguite, probabilmente ci sono ancora oggi, come RES Filosofia, recensioni filosofiche, che è una sorta di prosieguo, però riguardavano testi di filosofia, ma a un certo punto si pensò di passare anche a contenuti. E nel 2002 appunto c'è questo content provider, cioè era l'epoca nella quale anche iniziavano i vari Wikipedia, a fornire contenuti di natura filosofica. Lo SWIF in realtà precorse in qualche senso anche questa nuova dimensione del web, con un dizionario online che si chiamava il Foldop, che dava una definizione dei principali termini filosofici, una sorta di dizionario online di filosofia con riferimenti di tipo bibliografico e di lincografia. Ci furono anche delle tesi filosofiche online, sempre sulla scorta di questo shift verso un fornire anche contenuti oltre che notizie e informazioni. E appunto ci fu anche l'avvio di queste all'interno dei quaderni nei quali era strutturato il sito lo SWIF, la presenza di contenuti anche di articoli, ad esempio traduzioni di articoli, oppure la pubblicazione di saggi in anteprima. Ricordo nel quaderno di filosofia della scienza che ci furono dei testi di un'opera del professor Boniolo sull'induzione, che vennero dati in anteprima, forniti per qualche giorno o un paio di mesi prima rispetto all'uscita pubblica cartacea. Alla stessa maniera venivano organizzati degli eventi online con un discussant, con un moderatore e così via, sempre tutto online.
Ricordo per esempio dei seminari, fra i più carini, uno col professor Berti sulla ragione, la razionalità non metafisica, o la nuova razionalità in qualche maniera. Erano dei seminari che duravano qualche giorno, fino a una settimana, con messa a disposizione del testo originale e domande, discussioni, il tutto avveniva appunto online. Inoltre lo SWIFT ha ospitato regolarmente appunto corsi e seminari online di filosofia, quello del professor Berti è solo uno, ma ce ne furono molte di iniziative, e tutti i materiali offerti sono sempre stati gratuiti e il lavoro redazionale è stato interamente basato sull'opera di volontari. La cosa carina di questa avventura è che tutto il lavoro, un grande lavoro che è stato fatto sia per il dizionario filosofico che per la organizzazione degli eventi di filosofia e di scienze filosofiche in genere, erano tutte fatte e gestite, come dire, da collaboratori che lo facevano in maniera volontaria. A partire dal 1 luglio poi, per una serie di coincidenze e disponibilità anche di risorse dell'organizzazione stessa, il progetto SWIFT è stato poi archiviato. A mio parere anche questa è stata un'avventura, come dire, di tipo collegiale, corale, molto bella e carina, che ha avuto un impatto sicuramente a livello nazionale molto importante, cioè lo SWIFT viene ancora oggi citato e viene ancora consultato, perché in realtà a quell'indirizzo al quale ho fatto riferimento in apertura ci sono le pagine, le recensioni, i contenuti dello SWIFT sono ancora tutte disponibili. Grazie, io ho terminato. Anche per la concisione, invito Luigi Traetta, che insegna storia della scienza all'Università di Foggia e che non so se lui ricorda, ma noi ci siamo conosciuti seguendo le lezioni di Gian Domenico, era il professor di Gian Domenico, mi sono fatti i calcoli nel 1994-95, ecco. Quindi questo rivela quanto siamo vecchi entrambi. E il professor Traetta parlerà di storiografia e tecnica. Prego. Sì, ringrazio Francesco, naturalmente ricordo perfettamente quando seguivamo le lezioni insieme e anche il mio contributo sarà insomma un po' di ricordi legati a qualcosa che riguarda la tecnica, l'attività della tecnica nel seminario di storia della scienza. E vorrei cominciare con questo strumento di misurazione, questo si chiama suggestimetro rotatorio, messo a punto dal Frebinet nel 1900 ed è contestualizzato, però mi serve per cominciare la mia presentazione. Sarò brevissimo, avevo preparato 138 slide, ma penso di discuterne soltanto 4-5. Suggestimetro rotatorio, ed è legato ad un ricordo mio personale, laureato da pochissimo, cominciavo a frequentare il seminario di storia della scienza. L'occasione in cui conobbi uno dei miei maestri, Carlo Maccanni, e gli feci vedere questo strumento, perché in realtà l'Università di Bari nel 1954 ne aveva acquistato una copia per le sperimentazioni. Descrissi al professor Maccanni, insomma, l'uso di questo strumento serviva per misurare anche in maniera grafica la suggestionabilità. Diciamo che era un periodo in cui andava molto di moda anche nell'ambito delle scienze psicologiche questa idea di misurazione, e si arrivò anche a strumenti abbastanza complessi come questi che pretendevano appunto di misurare la suggestionabilità. Quando spiegai la struttura di questo strumento, il professor Maccanni mi fece una domanda che credo abbia segnato poi anche il mio futuro da un punto di vista culturale, insomma, legato alla ricerca. Mi chiese, ecco, se secondo me quello strumento fosse in qualche modo il semplice risultato di studi che venivano fatti a livello teorico, in questo caso sulla suggestione, o se invece, cosa che a me sembrò particolarmente interessante, grazie a questo strumento gli studi sulla suggestionabilità, sulla possibilità di misurare appunto la suggestionabilità, avessero avuto un nuovo impulso. E naturalmente credo che si aspettasse che dessi questo secondo tipo di risposta. E da quel momento, insomma, ho continuato questo interesse, proseguito in parte anche nel dottorato sulla strumentazione scientifica, e ho avuto il piacere di collaborare, e qui incontriamo una seconda, diciamo, mia maestra anche in ordine cronologico, che è la professoressa Sinatra.
con la quale abbiamo lavorato al laboratorio di storia della psicologia applicata che faceva parte naturalmente del seminario di storia della scienza. Vi dicevo, questo strumento di suggestimetro l'ho un po' decontestualizzato, però proviamo un po' a contestualizzarlo, a capire che altro c'era in questo laboratorio di storia della psicologia applicata. Mi sono preso la briga di ricercare su internet, e lo potete trovare facilmente, la famosissima scatola di De Croly. Questa scatola di De Croly è un test che consiste proprio nel riuscire ad aprire la scatola di De Croly. Qui nel filmato ci mettono 1 minuto e 34 secondi. E anche qui colgo l'occasione per una memoria personale, sì, in effetti, ecco, sono riuscito in tempo veramente breve, in occasione di una famosa mostra di cui parliamo fra qualche minuto. Devo anticipare che in quell'occasione l'unico capace di aprire la scatola di De Croly in, devo dire, meno di 1 minuto e 34 secondi, fu il professor Di Giandomenico, che non ci ha mai svelato la verità, e cioè che aveva guardato questo filmato prima di partecipare alla mostra, e quindi dimostrò a tutti di essere in grado di battere i tempi medi di apertura della scatola. Al di là di questo, il laboratorio di storia della psicologia applicata, quindi l'ASPA, intitolato proprio da Alberto Marzi, nasce nel 1955-1956, il periodo in cui io, ripeto, comincio a frequentare il seminario di storia della scienza, e nasce perché quasi per caso vengono ritrovati una serie di strumenti di cui qui abbiamo soltanto pochi esempi, perché gli altri erano contenuti nelle altre 128 slide di cui insomma vi risparmio, e si trattava di strumenti restaurati. Quindi l'attività fondamentale del laboratorio di storia della psicologia applicata era anzitutto il restauro di questi strumenti, ma un restauro finalizzato non alla conservazione o alla semplice messa in mostra, ma durante le mostre o anche durante l'attività didattica. E questi strumenti venivano effettivamente utilizzati. Qui abbiamo un paio di esempi. Uno è lo stereometro, utilizzato per la misurazione della tridimensionalità, mentre l'altro, più complesso, è il test dell'attenzione diffusa. Un test complicatissimo che abbiamo a suo tempo rimesso in funzione, nonostante le difficoltà legate anzitutto alla tensione elettrica, e insieme a questa tante tante altre difficoltà. Oggi si parla di terza missione. All'Università di Foggia abbiamo appena avuto la visita delle CEV, dove una delle accuse che ci hanno fatto è che tutti i laboratori non sempre sono collegati alla didattica. Beh, io ritengo che l'esperienza del laboratorio di storia della psicologia applicata sia stato davvero un esempio di laboratorio assolutamente coerente con la didattica. Le immagini che vedete qui sono immagini fatte a suo tempo di sperimentazioni con gli studenti, cioè gli studenti non studiavano soltanto da un punto di vista teorico questi strumenti che faticosamente, con i mezzi anche, devo dire, più artigianali, cioè ricordo di aver utilizzato persino la cromatina delle scarpe per riparare certi strumenti, per rilucidarli, ci si ingegna su queste cose, ma effettivamente erano strumenti che venivano messi a disposizione dello studente, quasi ripetendo sperimentazioni che naturalmente non avevano nessuna pretesa di validità, ci mancherebbe, però servivano per toccare con mano come sia nata la psicologia scientifica. Qui abbiamo un esempio, stamattina li citava il professor Cimino, io torno sull'argomento, di un paio di mostre fondamentali che sono state fatte, in particolare come misuravamo la mente, una mostra che sarebbe dovuta durare una settimana. In realtà la mostra è durata molto più di una settimana, perché l'affluenza, ricordo, fu notevolissima, e anche in questo caso devo dire, la cosa che colpì il pubblico era questa possibilità di toccare con mano gli strumenti, di verificarne il funzionamento. Anche qui una serie di difficoltà proprio legate alla possibilità non soltanto della questione dell'alimentazione, perché ovviamente abbiamo dovuto riadattare, ma anche strumenti più delicati e così via. Questa occasione, come questa ci sono state altre mostre, ci sono state altre esperienze, congressi internazionali, pubblicazioni, li ha ricordati stamattina il professor Cimino, quindi non torno.
Ma legato a questa esperienza, soprattutto all'esperienza di come misuravamo la mente, c'è anche un altro aspetto di cui ci siamo occupati come laboratorio di storia della psicologia applicata. Ed è venuto fuori, anche qui, in parte per caso, perché nelle mostre gli strumenti venivano organizzati in una sorta di labirinto, un labirinto che voleva metaforicamente riprodurre il labirinto della mente, ma non soltanto. E in quell'occasione sono venuti fuori una serie di ricerche sull'importanza dell'uso del colore. E anche qui, come laboratorio di storia della psicologia applicata, siamo riusciti a mettere su prima un corso di perfezionamento in cromodidattica, diciamo uno dei primi in Italia sull'argomento, poi addirittura siamo riusciti anche ad ottenere un master ed anche un PON finanziato. Quindi anche qui un tipo di esperienza che nasce da questa esperienza personale con la storia della tecnica, ma che diventa poi in qualche modo, prende altre vie. E non posso dimenticare, visto che ci stiamo occupando di aspetti legati alla storia della tecnica del seminario, l'ultimo convegno che abbiamo organizzato in collaborazione con l'Università del Molise, Arte e Tecnica e Leonardo Ingegnere. È stata anche questa un'ottima occasione, un'occasione in cui, con il pretesto di parlare delle macchine al tempo di Leonardo, ho potuto incontrare, anche qui faccio riferimento ad un'esperienza personale, però ritengo che abbia anche valore, ne discutevamo stamattina, abbia valore per il nostro settore scientifico disciplinare. È stata l'occasione per scoprire una serie di cose importanti, per aprire contatti che ritengo particolarmente interessanti, anche con un mondo che solo apparentemente è lontano dal nostro, cioè con il mondo degli ingegneri, con i quali ho la possibilità di lavorare parecchio in questo periodo, e ho scoperto un notevole interesse da parte loro su tutti gli aspetti legati alla storia delle macchine. Non mi sarei mai aspettato un interesse del genere, mi hanno invitato a far parte della loro associazione, l'ho fatto con molto piacere, però ci tenevo a ricordarlo questo aspetto, perché ritengo, ecco, che certe cose vadano anche in qualche modo coltivate. Nella slide c'è un esempio di una pompa per smorzare gli incendi, diciamo riproposta da Bellidor nel Settecento. Bellidor è stato uno dei pochissimi testimoni della storia delle macchine a lui precedenti, cioè quindi parliamo di 500-600, ma come queste ci sarebbero tantissime immagini da far vedere, ma anche queste erano contenute nelle altre 128 slide che ho deciso di risparmiarvi. Credo di essere stato bravissimo, perché ho chiuso il mio intervento a 10 minuti esatti. Grazie. Allora, ringraziamo tutti gli intervenuti. Buongiorno a Corinne Guerra, che è in collegamento da Parigi, dalla Sorbona. Quindi possiamo iniziare questa sessione pomeridiana dedicata... Mi sente, Corinne? Sento un po' di eco, però... Perché... Noi la sentiamo benissimo. Perfetto, l'importante è che voi li sentiate bene. Perfetto, allora possiamo iniziare questa sessione, come dicevo, dedicata al tema micro e macro storie. Ci sono quattro relazioni, quindi diamo subito la parola alla dottoressa Corinne Guerra, che ci parla appunto dall'Università della Sorbona a Parigi sul tema Une histoire environnementale. E prego, Corinne. Allora, buonasera a tutti, mi dispiace che non possa vedervi, ma l'importante è che voi sentiate tutti, mi dispiace del testo di altre. Ah, grazie professore, che bello, grazie. E... Così sei sicura che ci siano le persone? No, veramente, perché sono davvero molto felice di poter partecipare, seppure a distanza, non ci tengo moltissimo. E non mi pare che ho sentito che il professore ha detto che sono alla Sorbona, no, non sono alla Sorbona, sono alle torri sottetti dal senso di Anna, e in particolare sono nel corridoio del Centro di Ricerca Storica, dove lavorano appunto i ricercatori che si occupano di storia ambientale. E ho letteralmente rubato lo studio di un collega, Tomale Lu, che appunto si occupa di rischi industriali, cosa che facciamo, volevo avere una connessione più stabile possibile. Spero di esserci riuscita.
oltre all'aspetto un po' romantico del luogo, perché è stato da poco riaperto poi i lavori di ristrutturazione, quindi è stato classificato un monumento storico, hanno lasciato tutto identico come negli anni 60, quindi ho un po' l'impressione di poter incontrare quelli nei corridoi e cose di questo genere. Allora, ringrazio il professor Garuccio che questi giorni mi ha concesso molto tempo e in particolare mi ha proposto di non fare una relazione accademica, ma piuttosto di portare la mia testimonianza di come insegnare la storia della scienza in qualche modo possa aver contribuito al proseguo della mia carriera di ricercatrice. E quindi ho obbedito cercando di fare in questo modo. Per cui inizio un po' a parlare di quello che mi occupo oggi, però partendo dai miei anni paesi. Io vinco il dottorato al Seminario di Storia della Scienza nel 2008 e secondo la prassi virtuosa, anzi io direi virtuosissima, del Seminario di Storia della Scienza, mi vengono assegnati due tutor, un tutor scienziato e un tutor storico. Il tutor scienziato è il professor Savino Longo. E perché dico una classe virtuosissima? Perché grazie alla direzione del professor Savino Longo io passo più del 50% del mio monte ore di dottorato al Dipartimento di Chimica, che allora era diretto dal professor Mario Capitelli. Questo determina che io mi sia abituata fin da subito a lavorare con i scienziati. Ed è una cosa che negli anni avere moltissime collaborazioni. E anche adesso a Parigi io lavoro con geologi, vulcanologi, eccetera. Questo è assolutamente scontato per gli altri dottorati di storia della scienza e soprattutto ho iniziato subito a pubblicare in inglese, perché ho pubblicato con i colleghi chimici. Per esempio già nel secondo anno di dottorato una pubblicazione a New York su un volume collettano. Ho partecipato anche con questo Garuccio e questo non avviene facilmente nei nostri dottorati di storia della scienza. Cosa faccio durante il mio dottorato? Ho lavorato sull'introduzione della rivoluzione chimica alla Basiliana nel Regno di Napoli, quindi sono andata a creare un repertorio di tutti coloro i quali sono occupati di chimica nel Regno di Napoli nella fine del Settecento. Ho il piacere di dare la notizia che la tesi è stata pubblicata proprio in questi giorni, già per cui essendo io qui a Parigi non ho ancora le copie cartacee, però vi vorrei linkare nella chat il PDF della copertina e della quarta di copertina, se riesco, quindi se riesco. No, non riesco. Ecco qui. Anche perché, altra notizia piacevole, il libro ha ricevuto la menzione e finanziamento del Ministero per le opere di elevato interesse culturale e quindi compare anche Bari nella carta di copertina, tra Napoli e Parigi, mi piacere. Non so se riuscite. Ah, non la riesco a linkare. Mi dispiace. Ci crediamo. Allora direi che faremo una presentazione successivamente. E allora, qual è il risultato di questi anni di studio dottorato? Che appunto a Napoli è difficile parlare di una storia istituzionale della chimica, perché non vi è un laboratorio, quindi con un archivio, degli strumenti conservati, eccetera, eccetera. Quindi mi sono resa conto che se volevo lavorare su chimici a Napoli mi dovevo spostare su laboratori naturali, come il Vesuvio, le sorgenti d'acqua termale, eccetera. Quindi vinco il mio primo postdoc all'Istituto Italiano per gli Studi Storici di Benedetto Croce e lì svolgo la ricerca proprio su Vesuvio come laboratorio naturale, che verrà pubblicata sulla rivista Ambit nel 2015. Quindi fino a questo punto io mi occupo di storia materiale della chimica.
combinato. Un'altra delle cose che mi sono servite moltissimo del dottorato a Varese erano i seminari congiunti. È una prassi anch'essa virtuosissima che è stata poi subito interrotta sfortunatamente, perché dava l'opportunità ai dottorati anche uomo di conoscere i professori degli altri collegi, dei docenti degli altri dottorati italiani di storia della scienza. Per me è fondamentale, perché per esempio in occasione di questi seminari congiunti il professor Pancati, con l'occasione di ascoltarmi, dovrebbe essere lì, non riesco a vedere. È già partito. Ah, già partito. È importantissimo per me perché è stato il primo professore a invitarmi a tenere una relazione quando ero ancora dottorando all'Università di Bologna. Ma se non mi avesse ascoltato poi, seminari congiunti, questo non sarebbe successo. Stessa cosa per la Giuseppetta, che non so se ancora è lì o è partito. Non so. È lì? Anche questo per lei, benissimo. Che questo è il presidente della mia seduta di laurea, il dottorato, che mi introdusse poi al resto dei clinici di specie della clinica internazionale. Quindi io vado a Napoli, alla Società Napoletana di Storia Patria, dove vengo incaricata di studiare il fondo sismica della biblioteca della Maschio Angiolini. E lì trovo immersa una quantità enorme di volumi di letteratura non convenzionale. E quindi mi rendo conto che ho bisogno di altri strumenti per conoscere lo sviluppo scientifico napoletano, perché in questa letteratura non convenzionale non vi erano soltanto esperimenti chimici, ma c'erano ben altre cose. Quindi inizio a lavorare sulle emotional economics. E in tutti questi anni, soprattutto a Napoli, presto mi trasferirò a Parigi, ho sempre tenuto ben caldo il legame all'Università di Pari, grazie alla professoressa Rossella De Ceglie, perché ci ho sempre tenuto a farmi rinnovare la carica del tutore della materia, di modo che potessi tenere i seminari, essere commissario d'esame, a fare il correlatore delle tesi. E questo ha permesso che, pertanto, dal 2011 sia fuori, abbiamo sempre continuato a lavorare con l'Università di Pari. E questo è un legame sentimentale che non riesco a separare. Quindi arrivo poi al Saint-Foucault, con un contratto di ricerca determinato all'Ecole di Sciences della Scienza Sociale, e quindi rendo conto che il mio modo di procedere, ovvero di mettere in tutt'ogni del Vesuvio un luogo fisico, studiare esteticamente come si sono trasformate le conoscenze scientifiche in relazione alle relazioni sociali, culturali e dinamiche, è qualcosa che inseribile in due filoni di ricerca magicini. Mi riferisco al progetto Lutte Salvati di Saint-Jacques e i gruppi di storia dell'Orientale, che qui adesso si chiamano Marito Orientale. Siamo degli storici della scienza che tentano nelle loro ricerche di intrecciare flux e non per attivo. Perché, per esempio, nel mio caso, io lavoro su dell'analisi chimica in sito, ma non mi basta conoscere la formazione del chimico che svolge questa analisi. Io non posso trascurare il contesto normale, perché pur non avendo una intenzionalità, ha una materialità. E io la devo considerare, quindi anche come influisce la natura dei luoghi nelle ricerche. E quindi ho questa cosa con due potenti in corso, uno di produzione di saperi materiali e produzione materiale di saperi, e l'altro questo progetto. Già l'anno scorso si è voluto in una conferenza internazionale organizzata da Saint-Foucault, che si chiamava La Tele dell'Evento, e poi dall'altro lato ho il cantiere come geologi e geografi e mi occupo di usi della memoria, dello studio della percezione e della prevenzione dei rischi naturali. E quindi arriviamo a quello che mi occupo in questo momento. Questo momento sto svolgendo una ricerca per la grotta del cane, che si trova nei campi di Greti, ed è una sorgente perenne di Sciogna. La cosa interessante è che è conosciuta fin dall'antichità, ed è pressoché onnipresente negli appunti di viaggio di scienziati già a partire dal 500. Ma quello che paradossale mi ha attratto è che a questa onnipresenza del lume non corrisponde
corrisponde un'altrettanto frequente frequenza delle descrizioni scientifiche dettagliate degli esperimenti svolti in questa prodotta. Infatti, ho scoperto che le due descrizioni più famose degli esperimenti chimici svolti nella grotta, cioè il Pernod che mi fa Dolle alla Carpi de Science 1750 e la voce dell'Encyclopédie, hanno una fonte comune. Si tratta di una lettera che ho trovato in purissimo caso nella Biblioteca Civica di Besançon ed è molto dettagliata su tutti gli esperimenti svolti, i materiali utilizzati, gli animali usati per l'esperimento, per gli esperimenti, ma è scritta dal console francese a Napoli, Thibault, che non aveva alcuna formazione di storia naturale, nessuna. Purtroppo non c'era né il segretario di Parigi, né altri riferimenti, ma si trovava dentro un libro napoletano del 700. Dopo molti mesi di ricerca, sono riuscita a risalire a questo segretario, che era Rianupa dell'Accademia di Sciences. Quindi ci troviamo, siamo nel 1748, e si forma la conoscenza principale del fenomeno che avveniva nella realtà mentale. Ma questo fenomeno non è solamente descritto da qualcuno che è nel luogo, ma un topo che non sa nulla ha eseguito degli esperimenti e poi ha invitato alla riflessione, sia la descrizione verbale che quello che lei ci stava più tagliando quando ci può vedere. E sia materialmente che via di lettura l'area della da esaminare per l'Accademia di Sciences. E quello che mi interessa appunto descrivere è la costruzione del sapere, gli intermediari, questo materiale, le bottiglie che viaggiano in questa area indefinita, e i materiali, che sono chi svolge la ricerca, secondo delle istruzioni totalmente che lui è capace di comprendere. Quindi come vedete ci sono tutti i fattori insieme. E questi sono fattori che giocano ancora nella ricerca in chimica, in fisica, soprattutto in fisica teorica, per esempio. Ed è questo che ci ha portato a lavorare anche oggi, anche perché, per esempio, se la voi siete sempre 1780, pubblicherà un'analisi del pelle del cane, ma che è del Tollier, ma sempre fatta con delle bottiglie differenti in varia parte della porta, senza essersi legato. Quindi ha questa costruzione di esperienza distanza. È un po' questo su cui lavoro. Ora, con tecniche che abbiamo pensato di non utilizzare il supporto per non pesantire la professione, quindi ho preparato un PowerPoint. Penso che se continuo a parlare a lungo della grotta del cane è un po' fastidioso questa distanza. Quindi magari se avete delle domande sarebbe meglio che le rispondere alle domande piuttosto che approfondire i dettagli. Grazie Corino, io l'ho involontariamente promossa alla Sorbona, credo che sia magari di buon auspicio, vista la interessante relazione che certamente porta all'attenzione questi temi che riguardano la materialità dei saperi, l'interazione con le scienze sul campo e quindi anche una sorta di storia sperimentale che può essere della scienza, che può essere indubbiamente un tema su cui avere maggiore interazione con tra la comunità scientifica e quella storica. Per me è un tema molto interessante. Vedo che forse c'è una domanda. Qui al microfono perché non la sente. Senti, Corina, mi prendi? Sì, benissimo. Questo io se mi senti parlo e basta, non so dove sia il microfono. Sento che c'è anche che funziona. Senti, ma anche visto che rientra anche nel genere di cose che avevi studiato quando eri con noi, no? Mi ricordo che in laboratorio le facevi davvero le analisi a suo tempo. Ma te la cavavi, dai. C'era chissà qualcosa, diciamo, fonti storiche certificate di che tipo di analisi si facevano su quest'aria che viaggiava? Cioè queste bottiglie servivano a qualche cosa una volta che erano arrivate?
si sa che era possibile fare, cioè ci sono descrizioni concrete del tipo di esperimenti che si facevano? No, in maniera molto appunto quello che interessa abbiamo questo report di Lavoisier che è interessantissimo, si è occupato di questa grotta, però ovviamente è un presepervo, è un verbale della seduta, non abbiamo le carte di Lavoisier, le sto cercando però nella collezione Lavoisier, perché purtroppo Lavoisier, a differenza degli altri scienziati, l'Accademia di Sciences non ha un suo dossier, ha tutte le sue carte insieme, non è il dossier degli esperimenti che faccio per l'Accademia. Quindi prendere il tempo, io penso che posso trovare anche proprio gli appunti di Lavoisier, non soltanto il verbale della commissione. Perché queste bottiglie di quest'area viaggiavano un po' in tutta Europa, è interessantissimo. Alla fine l'unica vera descrizione è quella di un console, eppure queste bottiglie viaggiavano. Mi interessa moltissimo capire culturalmente come si costruisce il sapere di una cosa che è materiale. Questo Bene. Ci concediamo qui allora con aspetta, visto che Lucio mi aveva promesso che poteva essere un po' sentimentale. Approfitto se ho un minuto. Ancora un minuto. Un'altra persona vorrei ringraziare il professor Francesco De Ceglia, perché quando ho organizzato la conferenza ovviamente si è specializzata su tutti i motori di ricerca, tutte le liste di diffusione, ed è stato l'unico che mi scrisse per congratularsi, e io questo non lo dimenticherò mai. E piccolissima cosa, professor Di Giandomeni, lei forse non si ricorda, ma questa è la giacca che avevo il giorno della mia laurea triennale. I colori dello schermo, traduci Augusto. Ma non è grave che non si ricordi della giacca. Quello che vorrei che si ricordasse è che nel momento in cui, dell'atto di conferirmi il titolo, io avevo fatto una tesina sull'affinità chimica. E lei disse che si augurava che nel tempo avrei potuto proseguire quell'attività di ricerca perché mi era affina. Dopo 12 anni ci siamo, non so quanti 12 anni, però la mia Allora possiamo congedarci qui e chiudere quindi il collegamento. Grazie ancora e buon proseguimento a Parigi. Possiamo passare alla prossima relazione. Il professor Giorgio Dragoni, storico della fisica, insegnato all'Università di Bologna, che presenta una relazione dal tema metodologia in storiografia della scienza. E grazie Presidente, è un sincero ringraziamento agli organizzatori di questa bellissima iniziativa e tra gli organizzatori principi naturalmente i colleghi, il professor Di San Domenico, il professor Caruccio e il professor Di Ceglia. Grazie ancora per il cortese invito. E quindi mi ha scegli tu dove sei. Ok. È acceso? Vorrebbe. Mi sentite? Adesso? Sì, adesso sì. E come vedete, il tema che ho scelto riguarda la metodologia in storia della fisica. Ma in realtà il tema è decisamente più specifico e nello stesso tempo più generale. Riguarda un case study che tra i fisici e gli storici della fisica è piuttosto famoso, ma a cui attribuirò un significato molto più generale e che si estende sul ruolo stesso degli storici della scienza oggi. Il tema è quello del confronto tra l'opera di Ida Tuck Noddack e Lise Meitner, e in particolare sulla vicenda legata alla scoperta della fissione nucleare. E da questo punto di vista, a mio parere, non ci sono parole migliori sia per rappresentare il ruolo dello scienziato, sia quello dello storico della scienza,
di ricordarvi quanto aveva scritto Isaac Newton sul suo celebre quaderno: Amicus Plato, amicus Aristotelis, magis amica veritas. Prenderò lo spunto e quindi cercherò di sintetizzare molto la mia relazione, che io avevo preparato parecchi slide, ma cercheremo di economizzarne per tranquillità del Presidente e di tutti voi. Prenderò lo spunto da un testo famoso in cui ho dato un contributo anni fa per la Zanichelli nella revisione della traduzione inglese e del libro di un collega, Helge Krag, Introduzione alla storiografia della scienza, che ci pone immediatamente in mezzo al problema generale sia della scienza che della storia della scienza, cioè quello dell'obiettività. Da questo punto di vista, in un convegno recente di qualche anno fa, ho parlato di come sia difficile stabilire la priorità quando si parla di un'invenzione, e prendendo lo spunto da un caso banale, quello celeberrimo dell'invenzione della tecnica delle copie fotostatiche da parte dell'americano Carson, quando esistono degli antecedenti famosi e meno famosi, che è quello di Seleni e anche quello addirittura di Augusto Righi. Anche in quel caso si trattava di approfondire un tema verificando gli aspetti noti e ignoti. Vedremo il motivo di questa attenzione su questo aspetto. Andiamo avanti rapidamente, come vi ho promesso. È chiaro che non intendo sottoporvi il problema della priorità, ma quello di tentare di dare a Cesare quel che è di Cesare, per così dire, e a dare a Dio quel che è di Dio, cosa che è fondamentale quando si vuole fare una storiografia della scienza la più accurata possibile, ed è un tema di estrema difficoltà. E il caso della scoperta della fissione nucleare si presenta in maniera drammatica, sia per le conseguenze militari che ne vennero, ma anche per una strana vicenda che portò a utilizzare in maniera sorprendente degli studi che erano già stati fatti da qualche tempo negli anni 30, in particolare attorno al 1931, da Bothe e Becker, che avevano trovato una stranissima radiazione, che è questa che io ho indicato col punto interrogativo, una radiazione che si produceva quando, utilizzando una sostanza radioattiva, per esempio facendo uscire dal polonio, per così dire, delle particelle alfa che colpivano del boro o del berillio, usciva questa strana, misteriosa radiazione, interpretata all'epoca come raggi gamma. Successivamente vennero fatte ulteriormente delle scoperte in questo senso, e in particolare ci si accorse che questa radiazione aveva la proprietà addirittura di fare uscire dei protoni da una sostanza a base di sostanze idrogenate che era interposta sul percorso di questa radiazione. Dietro queste parole abbastanza misteriose si c'erano alcuni episodi straordinari. Alcuni personaggi dell'epoca, i grandi fisici sperimentali e teorici, addirittura alla fine del 31, in pratica, quando si accorsero che due grandi scienziati francesi, Irène Curie e Frédéric Joliot, avevano interpretato questa strana radiazione come raggi gamma ad alta energia. Il problema fu che immediatamente Rutherford disse: non ci credo, e addirittura Ettore Majorana usò un'espressione ancora più forte, ancora più cruda: che i cretini hanno scoperto il protone neutro e non se ne accorgono. Dietro questa vicenda sperimentale, con queste strane dichiarazioni, in realtà si cela una delle scoperte più importanti della fisica degli anni 30, la scoperta dei neutroni, che poi verrà materialmente, non entro negli aspetti tecnici, verrà materialmente
eseguita con una sperimentazione formidabile da parte di un allievo di Rutherford, il grande personaggio inglese fondatore della fisica atomica, che aveva espresso le sue perplessità nei confronti di quegli strani studi che erano stati mal interpretati dai coniugi Frédéric Joliot e Irène Curie. In realtà si trattava di neutroni. Dietro questa scoperta dei neutroni effettuata da Chadwick, che prese il premio Nobel, in realtà si cela proprio uno dei punti fondamentali della scoperta della fissione nucleare. Vediamo qualche altro aspetto, non entro nei dettagli, diciamo, di queste considerazioni, però vi faccio comprendere come dietro alla scoperta della fissione nucleare e della scoperta dell'introduzione dei neutroni, immediatamente alcuni gruppi, in particolare quello di Fermi, avviò una sperimentazione formidabile sulla tabella di Mendeleev. I neutroni erano un grimaldello formidabile per entrare nel nucleo e per provocare delle trasformazioni. Fermi immediatamente indagò su una buona parte, su quasi tutta la tabella di Mendeleev, trovando numerosi elementi radioattivi, oltre a quelli che erano già noti, trovò molti altri isotopi e credette di trovare anche degli elementi transuranici. Bombardando con dei neutroni che aveva rallentato mediante una serie di impatti nelle sostanze idrogenate, e rallentando i neutroni aveva trovato un sistema ancora più efficace. Non solo i neutroni erano estremamente efficaci nella trasformazione nucleare, ma i neutroni lenti aumentavano ancora di parecchi ordini di grandezza questa efficienza. E in questo modo ritenne di avere prodotto degli elementi transuranici. Come se ben sapete, l'uranio ha numero atomico 92 e Fermi, almeno in una serie di dichiarazioni, incluse certe sue affermazioni nel 1938, quando ottenne il premio Nobel per la fisica, sostenne di avere prodotto l'elemento ausonio, numero 93 nella tabella di Mendeleev, e l'esperio, numero 94. Ecco, questa è la vicenda fondamentale che venne interpretata fino al 1938 come una produzione di nuovi elementi oltre all'uranio, elementi transuranici, che quindi non esistevano in natura e che avevano aperto quella che Laura Fermi-Capone definì l'alchimia del nostro tempo, cioè una trasformazione notevole di quelli che erano i mattoni, gli elementi chimici che costituivano tutta la nostra materia. Ecco, il problema è che anziché avere prodotto degli elementi transuranici, negli esperimenti di Fermi, accettati immediatamente da Rutherford, da Chadwick in Inghilterra, ma anche dai francesi, i coniugi Joliot Curie, e dai tedeschi Otto Hahn e Lise Meitner, dietro queste scoperte che erano state accettate in maniera incontrovertibile da tutti i gruppi di ricerca in fisica nucleare, si trovava in realtà un grande errore, ed era quello di non avere compreso per tempo la scoperta della fissione nucleare. In realtà, quando i neutroni lenti colpiscono l'uranio, l'elemento di numero atomico 92, in molte occasioni si producono addirittura una frantumazione, uno spezzettamento del nucleo dell'uranio. La vicenda è singolare dal punto di vista della storia della scienza, della storia della scienza fisica in particolare, perché se queste scoperte vengono fatte proprio nel 1934 e Fermi fu seguito da tutti i maggiori ricercatori del suo tempo, in realtà ci fu un'unica persona, Ida Noddack, che già nel 1934 aveva compreso come in realtà tutti questi esperimenti, in particolare la produzione dell'elemento di numero atomico 93, fossero interpretabili dal punto di vista di una spezzettamento, di una scissione, di una fissione del nucleo. Questo già nel 1934. E quindi è, da un certo punto di vista, una grande anticipazione di quella che sarà una scoperta che verrà poi attribuita nel 1939 a Otto Hahn,
Fritz Strassmann e in qualche modo Alice Meitner, che era già fuoriuscita dalla Germania per motivi razziali. Questi sono gli elementi fondamentali di questa vicenda. La cosa, come dico, interessante da un punto di vista storiografico è che questa signora Ida Noddack aveva compreso questi aspetti già nel 1934, 4-5 anni prima che tutto questo venisse. Il problema storiografico, già di per sé interessante, diventa ancora più stringente quando si vadono ad esaminare i ruoli di Lise Meitner, di Ida Noddack e anche quello naturalmente di Otto Hahn, Fritz Strassmann e gli altri protagonisti. Da un punto di vista di materiali, di documentazione della vicenda, ricordo l'articolo del 1934 sull'elemento di numero atomico 93 scritto da Ida Noddack. E la cosa interessante è che non è fu una, diciamo così, una notizia che passò inosservata. La signora Noddack tentò in tutti i modi di convincere per 4-5 anni tutta la comunità degli scienziati. Naturalmente, ecco, questi sono alcuni esempi, qui cito quella che fu una delle riviste su cui apparve l'articolo della Noddack, anche grande che mi, sempre nel 1934. Ci sono dei punti, adesso non intratterrò sugli aspetti in dettaglio dell'articolo tedesco, ma vi leggo almeno una parte fondamentale di quella che fu una proposta che la Noddack fece in qualche modo contraddicendo tutti i fisici nucleari degli anni 30. E lì disse che tutti gli esperimenti che avevano portato alla produzione dei cosiddetti transuranici potevano essere interpretati in un modo completamente diverso. Sarebbe pensabile che nel caso di bombardamento dei nuclei più pesanti con neutroni, i nuclei di partenza, per esempio quello dell'uranio, si scompongono in frammenti piuttosto grossi, isotopi di elementi noti, ma non vicini agli elementi di partenza irradiati. Quindi non una piccola variazione come volevano le leggi di Rutherford e Soddy, ma addirittura una sorta di frantumazione. Il verbo tedesco è zerfallen, e che indica una decomposizione, una divisione, uno scoppio, una rottura, una frantumazione. Sono parole che esplicitamente alludono alla fissione nucleare che questa ricercatrice aveva perfettamente intuito e nel 1934 aveva fatto conoscere in maniera dettagliata, non solo con pubblicazioni scientifiche, ma anche con l'invio di estratti nel gruppo di Fermi, che sono testimoniati dallo stesso Segre e da altri, con incontri anche con parecchi personaggi che in qualche modo testimoniano come Ida Noddack avesse tentato in tutti i modi di convincere la comunità scientifica del suo tempo. Oltretutto, questa signora era una ricercatrice piuttosto esperta nel settore della tabella di Mendeleev. Aveva scoperto il regno, aveva creduto di aver scoperto il masurio, il tecnizio, quindi i numeri che sono presenti nella tabella di Mendeleev, ma che non erano noti fino al tempo, fino al 1925, cioè il numero 43 e il numero 75, quindi era esperta in particolare delle proprietà tipiche che dovevano attendersi per l'elemento di numero atomico 93. Nonostante queste competenze non ci fu nulla da fare, nessuno le credette per parecchio tempo. E questo è, diciamo, è un caso che è ancora più interessante dal punto di vista della storiografia, ma vedremo che ci fu un altro aspetto ancora che ci pone un problema su quello che è il ruolo dello storico della scienza. E una piccola testimonianza in questa slide, vedete, questa è una pubblicazione di Hahn, Strassmann e di Lise Meitner, in cui ancora nel 1938 parlano di elementi 93, 94, 95, li chiamano eca manganese, cioè simili a manganese, hanno dei nomi di fantasia, ma non ci sono dubbi, i numeri atomici sono presenti e li vedete molto bene.
Le leggi di Rutherford e Soddy sembravano incontrovertibili, ci dovevano essere piccoli spostamenti soltanto, non si pensava che potesse esistere una frattura e, diciamo così, del nucleo che avrebbe poi portato ad una grande diffusione, una grande produzione di energia con conseguenze facilmente immaginabili che, appunto, ben sapete, avrebbero portato a utilizzo di energia pacifica ma anche a utilizzo di bombe atomiche. Una testimonianza dell'insistere di questa signora di Ida Noddack è data da una lettera che mi inviò ormai parecchi anni fa. E qui si vede la signora Noddack, vedete questa, la foto con queste quattro persone è stata scattata sulla terrazza dell'Istituto di Fisica di Palermo in via Archirafi. Alla estrema destra vedete Emilio Segre, direttore dell'istituto, poi la signora Noddack, suo marito e un loro assistente. Ancora nel 78, questa che vedete ora è la lettera che mi mandò ormai parecchi anni fa, lei sosteneva di aver incontrato appunto a Palermo esplicitamente Segre, ancora nel tentativo, questo nel settembre del 38, la scoperta della cosiddetta fissione nucleare verrà soltanto qualche mese dopo, aveva ancora continuato ad insistere. Quindi è singolare che così a lungo sia stato portato all'attenzione dei maggiori scienziati del tempo un'intuizione che invece venne rigorosamente, diciamo così, ignorata. Addirittura ancora nel 38, Otto Hahn, quando la Noddack tentò di in qualche modo rivendicare la sua idea che riguardava la fissione nucleare, rispose in una maniera piuttosto sgarbata su una rivista scientifica autorevole, Naturwissenschaften, in cui disse: non vogliamo, non abbiamo né tempo né voglia di commentare quello che questa signora dice. Questi sono i fatti fondamentali e andiamo rapidamente a concludere andando a vedere come si sono poi svolte storicamente le vicende. Nonostante tutte queste anticipazioni, il premio Nobel nel 1944, consegnato ovviamente qualche tempo dopo la fine della guerra, venne assegnato ad Otto Hahn. Qui vedete i protagonisti, Otto Hahn, Fritz Rassmann e Huber, che sono vicini al banco della fissione nucleare. Bene, nessuno di questi personaggi ha mai riconosciuto per decenni, anche dopo l'assegnazione del premio Nobel, il ruolo avuto da questa scienziata. Ci fu soltanto un episodio piuttosto tardo, nel 1971, in cui Otto Hahn finalmente ammise Ida ha avuto ragione. Ma nonostante questo, nonostante questa ammissione, si continua ancora, nonostante certi studi che ho fatto e certi documenti che la signora mi ha inviato negli anni e che adesso naturalmente non c'è il tempo di commentare per la promessa che ho fatto al Presidente qualche minuto fa, ma ve li faccio vedere come esempio di studi portati avanti nel corso degli anni. Nonostante questo, l'assurdo da un punto di vista della storiografia e che se c'è una persona che ha avuto una rivendicazione dalle parte degli storici non è stata Ida Noddack ma addirittura Lise Meitner, a cui naturalmente vanno dei grandi meriti, perché Otto Hahn e Fritz Strassmann non avevano capito ancora nel 1939 il significato della produzione del bario all'interno del bombardamento nucleare con neutroni sull'uranio. Il bario stava ad indicare che c'erano degli elementi di peso atomico intermedio, di numero atomico intermedio. Nonostante questo, nonostante che appunto Otto Hahn non l'avesse compreso e che Lise Meitner gli avesse fatto comprendere invece in maniera molto chiara qual era il vero significato del fenomeno fisico, bene, Otto Hahn non dette nessun elemento di riconoscimento né a Lise Meitner né a Ida Noddack.
Non solo, ma la fotografia recente delle due signore porta una notevole valorizzazione del luogo di Lise Meitner. Ci sono, per la pubblicazione che avete visto prima, altri documenti che testimoniano della valorizzazione del ruolo di Lise Meitner, come per esempio quest'ultimo libro di Gabriella Grayson, in cui si parla di sei donne che hanno cambiato il mondo. Tra queste sei donne addirittura c'è Lise Meitner, ovviamente nessuna traccia di Ida Noddack. Allora, da questo punto di vista, il ruolo nostro, quello dei ricercatori, è quello di tentare, come si diceva con l'incipit iniziale, amicus Plato, amicus Aristotelis, magis amica veritas, quello di ristabilire i fatti. Bene, qui ci troviamo però di fronte che il ruolo professionale degli storici della scienza, degli storici della fisica, nulla può contro l'opinione comune, contro l'opinione dei mass media. E da questo punto di vista allora si apre una prospettiva delicata per il nostro lavoro. Dovremmo in qualche modo trovare delle soluzioni, delle idee, per far sì che certi studi nostri in qualche modo vengano ad essere maggiormente fatti conoscere. È colpa nostra, chiaramente, se non sono stati fatti sufficientemente conoscere presso l'opinione pubblica. Però non è un ruolo che possa in qualche modo risolvere un singolo ricercatore, è un ruolo di cui si dovrebbe occupare le nostre società di storia della scienza, la società di storia della fisica e dell'astronomia, perché no, il seminario di storia della scienza dell'Università di Bari, che abbiamo ricordato in questa occasione per tutti i meriti che ha avuto. Sono compiti che dovrebbero essere assolti da delle società per tentare in qualche modo di controbilanciare quella che è la forza e tremenda smisurata dell'opinione pubblica. Grazie per la vostra cortese attenzione. Grazie professor Dragoni per essere anche rimasto nei tempi nonostante la ricchezza delle fonti che ci ha mostrato anche rapidamente nell'analisi di questi episodi significativi della storia della fisica del secolo scorso, e anche per l'indicazione finale in merito al ruolo che dobbiamo avere nel campo della comunicazione. Possiamo proseguire se non ci sono interventi o domande, e passo la parola al professor Luigi Borzacchini, docente qui all'Università di Bari, che ha una relazione dal titolo "Che cos'è il rigore logico-matematico?". Beh, ringrazio gli amici del seminario di cui faccio parte, quindi mi ringrazio anche me stesso. Oggi faccio questa cosa un po' strana, che è un esempio di scienza anarchica della matematica, storia anarchica della matematica, filosofia anarchica della matematica. Diciamo, per la fisica queste cose già si sanno un pochettino, hanno vari storici della fisica, Feyerabend, Kuhn, che hanno fatto un po' un tentativo di rendere più anarchica la struttura, la lettura della storia della fisica. Ma sul rigore matematico, a prima vista, sembrerebbe qualcosa di assolutamente impossibile. Il rigore è sempre visto, il rigore logico-matematico, come quanto di più astratto, generale e antistorico esiste sulla faccia della Terra. Diciamo che sul rigore matematico e logico, che è estremamente solida, diffusissima, governa più o meno la concezione generale che si ha un po' dappertutto di questo. L'idea è che la vera matematica è fondata sul rigore. La matematica, se non è fondata sul rigore, non è vera matematica, non è vera scienza, è solo una tecnica pratica. E diciamo che, inoltre, la stessa storia della scienza matematica è progressivamente una storia di crescita del rigore, una storia che va dalle tenebre alla luce, e la luce è il crescente rigore logico e matematico. E il metodo logico rigoroso, per molti, soprattutto tra i filosofi, è ritenuto già di per sé contenere in nuce tutta la matematica. Se uno conosce, già è padrone del rigore logico matematico, in fondo conosce tutta la matematica. E l'idea fondamentale del rigore, il rigore è rigidità, no? Il rigor mortis, la rigidità, è la regola formale, la regola sintattica, la regola senza semantica,
il ragionamento senza bisogno della comprensione. Questa è un po' la vulgata, e come ogni vulgata c'è qualcosa di vero, ma c'è anche parecchio di falso. Diciamo un pochettino, io quello che vorrei accennare qua molto rapidamente, inizio qual è la storia naturale del rigore. Il rigore, bisognerebbe precisare i termini, però è abbastanza ben definito cos'è il rigore. E essenzialmente il rigore logico-matematico viene visto come la logica un po' in senso lato, che comprende ad esempio anche il metodo euclideo, eccetera, eccetera. La logica sia come linguaggio logico, sia come metodo logico. E entrambi in queste due forme si contempla tutto il rigore della logica e della matematica. Una cosa che si osserva empiricamente è che la storia naturale del rigore, dalle origini, possiamo dire da prima dei greci fino a oggi, coincide sostanzialmente con la storia della logica. La logica di per sé è una disciplina un po' strana, ha avuto tre età auree, tre grandi periodi di fioritura. La logica antica della physis, in cui il sillogismo mimava la relazione causale della filosofia naturale. La logica scolastica del testo, una logica che cominciò con i commenti dei padri sulla Bibbia, poi continuò, poi un poco alla volta, commenti ad Aristotele, commenti dei commenti, eccetera, eccetera, tutto fatto sui testi. Di questo parlerò poco perché poi con la matematica onestamente non c'entra. E poi c'è la logica moderna, una logica della matematica, è una logica matematica in entrambi i sensi, una logica che ha una forma matematica, ma anche che ha come oggetto soprattutto la matematica. Sin da Frege era l'aritmetica il grande oggetto dello studio della logica. Diciamo che rispetto a questa storia naturale c'è anche una storia istituzionale della logica, che secondo me è altrettanto importante. Perché queste tre epoche, sempre empiricamente, adesso stiamo andando un po' così, guardando la storia dall'alto, come stanno congegnati gli oggetti della storia. La logica c'ha una storia istituzionale molto netta, che coincide esattamente con queste tre età. La storia istituzionale della logica, nell'antichità, è tutta l'esperienza della costruzione delle istituzioni di alta formazione, che va dall'Accademia e dal Liceo in Atene, fino alla Biblioteca e al Museo di Alessandria. Con tutto il fiorire della filosofia classica greca, da Pitagorici cioè delle Ati, fino ai grandi matematici greci, i grandi geometri greci, Euclide, Archimede. Questa fase è la fase del rigore geometrico di base aristotelica ed euclidea. E questa fase... Dove è il filo? Eccolo qua. Coincide appunto con la nascita dell'Accademia. Anche la logica medievale ha il suo aspetto istituzionale, è l'università medievale. Qui è la logica aristotelica e terminista degli scolastici, che è la spina dorsale dell'università medievale. E anche la fase della logica moderna coincide con una nuova forma istituzionale, quella dell'università moderna, che comincia con l'École Polytechnique, l'università humboldtiana, poi fino all'università attuale, ed è segnata dalla logica matematica, poi dal rigore analitico, Frege e Hilbert, fino al rigore formalista. Osserviamo che questa corrispondenza fra le tre fasi della logica, le tre età auree della logica, le tre grandi organizzazioni istituzionali della formazione, dell'alta formazione, è qualcosa che si va a rivedere anche nei dettagli, perché voglio dire, i primi grandi... diciamo sostenitori del rigore nella università moderna furono Lagrange, furono Cauchy, che furono professori dell'École Polytechnique, e loro esplicitamente in molti punti notano come ci sia una connessione tra il bisogno del rigore e il problema didattico dell'alta formazione scientifica. Tra queste tre fasi d'oro ci sono due interludi. Il primo è l'interludio dei secoli bui, il Medioevo. Vabbè, siccome il Medioevo sono secoli bui, ce ne freghiamo. Il secondo interludio è un po' più delicato, perché il secondo interludio è tutto il processo di nascita, crescita, affermazione definitiva della scienza moderna.
ed è un processo che ha portato a forse le più grandi creazioni della matematica moderna, dall'algebra simbolica, all'analisi, geometria analitica, la meccanica, geometria proiettiva, eccetera, eccetera, tutta segnata da un rifiuto sostanziale del rigore matematico. C'è Leibniz, ma si sa che Leibniz, la logica di Leibniz fu ignorata praticamente per lungo tempo, perché i suoi scritti non furono pubblicati, gli scritti di logica, se non molto tempo dopo. Leibniz viene visto più che altro come un precursore della logica moderna, più che un autore logico di per sé. Diciamo, il segno di questo periodo, la frase di D'Alembert, «Allez en avant, la foi vous viendra», cioè, fate i conti, non vi preoccupate del rigore, anche se qua questa analisi è, da un punto di vista logico, è inconsistente, è una zuppa di paradossi, non si tiene l'ipotesi con la conclusione, non vi preoccupate, fregatevene del rigore. E questo, si trovano diverse citazioni di questo tipo in tutta la storia della nascita della scienza moderna e della matematica moderna. Ed è un problema strano. Com'è questo fatto che la grande matematica moderna è nata dal rifiuto del rigore matematico? Allora, vista questa cosa qui sull'empirico, adesso vorrei fare, anche per concludere rapidamente questa mia chiacchierata, guardare un po' più da vicino le due grandi epoche del rigore, per far capire che in realtà un rigore matematico al di là della storia non c'è. Non c'è mai stato e non ci sarà mai. Vediamo un pochettino la prima forma del grande rigore, è il rigore aristotelico euclideo. Questo nasce nel IV secolo più o meno, a ridosso di una matematica già ricca, perché la matematica precedente, pre-euclidea, la matematica babilonese, eccetera, è una matematica ricca, in cui c'erano anche quelli che potremmo dire teoremi nel senso di proprietà universali, anche se non erano dimostrate nel senso euclideo. L'esempio più bello forse è il teorema di Pitagora, che come è noto era conosciuto dai babilonesi, dai cinesi, probabilmente anche dagli indiani, prima di Pitagora stesso. Ed era conosciuto come proprietà universale dei triangoli rettangoli, non come una serie di terne pitagoriche. Bene, come era conosciuto questa? Come arrivava questa universalità? Si è quasi certi che prima della dimostrazione euclidea ci fosse la costruzione geometrica, una sorta di processi di, diciamo, di dimostrazione basati sulle costruzioni. Per il teorema di Pitagora il candidato migliore sembra essere questo. Queste due belle figure, due bei quadrati uguali, che contengono quattro triangolini bianchi uguali. Se togliamo i quattro triangolini uguali, quello che resta dovrebbe essere uguale. A sinistra c'è un bel quadrato grande costruito sull'ipotenusa del triangolino bianco. A destra ci stanno due quadrati costruiti sui due cateti del triangolino bianco. Teorema di Pitagora. Così, probabilmente, abbiamo costruzioni simili, si trovano sui primi testi cinesi più antichi, eccetera, su testi indiani un po' successivi, si trovano queste figure, quindi doveva essere qualcosa del genere. Diciamo, allora, però, che succede? Se voi vi ricordate come vi hanno insegnato il teorema di Pitagora a scuola, era molto, ma molto più complicato. Era terribile, una cosa lunghissima, faticosa. Però nei libri di testo si continua a usare quella dimostrazione di Euclide, non questa così banale, semplice ed evidente, che si dimostra da sola. Perché? Beh, si dice, beh, quella di Euclide è più rigorosa. Ah, sì? E dove sta il maggior rigore? Vediamo, le ipotesi della dimostrazione pre-euclidea quali sono? Beh, ci sono alcune condizioni di simmetria, alcune costruzioni elementari, costruzione del quadrato, eccetera, del triangolo, e ci stanno anche in Euclide. Ci sta l'uso della proprietà, se da uguali sono sottratti uguali, i resti sono uguali. Ma questa è la terza nozione comune di Euclide. Le ipotesi su cui si fonda questa dimostrazione pre-euclidea sono sostanzialmente le stesse. Anche i punti deboli coincidono, perché entrambe crollano con le geometrie non euclidee. La dimostrazione euclidea crolla perché non c'è il postulato delle parallele. Questa qua crolla perché non c'è la costruzione del quadrato, che nelle geometrie non euclidee non è possibile, ma sono confrontabili, non è che una è più evidente dell'altra, quindi non c'è neanche questo. Dove sta effettivamente il maggiore rigore? La forma linguistica.
si passa dalla forma visuale geometrica a quella linguistica. Si introduce la negazione, il trattamento sintattico della negazione con la dimostrazione per assurdo. Gli assiomi dell'uguaglianza sostituiscono l'uguaglianza visuale per sovrapposizione. Coincidono sintassi e semantica, mentre invece nella dimostrazione preeuclidea non c'è sintassi. E poi importante, il modo di risolvere il problema nella geometria preeuclidea richiedeva che ogni proprietà, ogni teorema, ogni problema avesse una costruzione a sé, ad hoc. Mentre Euclide, con la sua procedura dimostrativa, dimostra praticamente con la stessa tecnica dimostrativa un migliaio di teoremi. Quello che è la vera differenza è che Euclide introduce una tecnica dimostrativa generale e universale, che tra l'altro evita le false costruzioni, gli pseudaria di Euclide, che riesce Euclide ad evitare proprio con la tecnica della dimostrazione euclidea. Ed è questa un'esigenza didattica, cioè fornire una tecnica universale invece delle tante tecniche ad hoc che occorreva inventare volta per volta per costruire la dimostrazione preeuclidea era un problema didattico. Se vediamo l'interregno, lo vado molto veloce, in cui si fa la scienza moderna e si disfa il rigore euclideo, diciamo che quali sono i caratteri principali di questo farsi della scienza moderna? Il divenire diventa un essere, il moto diventa uno stato di moto, la meccanica e matematica si fondono, continuo e discreto si collegano, mentre prima erano completamente opposti. Il numero reale e la geometria analitica sono il grande ponte che lega continuo e discreto. Gli enti matematici non sono più attributi reali, come erano i numeri interi e le figure geometriche nella matematica euclidea, greca in generale, ma diventano enti relazionali. Il numero reale è un rapporto, un ente relazionale, non esiste come attributo reale. Ma non basta, ci sta anche l'infinito attuale, che è uno dei più grandi cambiamenti della scienza, della matematica moderna rispetto a quella greca. La matematica greca era finitaria, la geometria di Euclide era una geometria del piano senza il piano, è una geometria solida senza lo spazio, perché tutti gli enti, anche la stessa retta in Euclide è solo un infinito potenziale, puoi prolungare quanto vuoi qualsiasi segmento. Invece nella matematica moderna c'è l'infinito attuale, gli infinitesimi, le serie, derivate, integrali, eccetera, eccetera. L'esperienza della matematica, della scienza greca viene sostituita dagli esperimenti di laboratorio, la dimostrazione viene sostituita dal calcolo. D'Alembert diceva: non fate dimostrazioni, calcolate. Gli assiomi sono sostituiti dalle leggi, leggi della fisica soprattutto. Scienza e tecnica si collegano e nascono nuove figure professionali, quella che sarà poi l'ingegnere e l'École Polytechnique. Questo è il quadro che comincia a cambiare. Quindi cosa abbiamo? Che quell'interludio tra prima dell'ultima forma di rigore, quella moderna, è un interludio in cui la matematica cambia pelle, cambia completamente tutta la sua sostanza. Tutto ciò che era tipico della matematica precedente viene sostituito da qualcosa di completamente diverso. E quindi, assieme al crollo della matematica, diciamo greca, sostanzialmente cosa si ha? Si ha la crisi dell'università medievale. L'università medievale tracolla dal 400, dal Rinascimento fino al 700, l'università medievale va ai margini della cultura e della scienza dell'epoca. E si comincia a delineare il nuovo tipo di rigore. Alla fine del 700, inizio dell'800, l'École Polytechnique, l'università Beauvoisiana, comincia a nascere il rigore logico insiemistico, la nuova forma di rigore, quella che viviamo ancora oggi noi sostanzialmente. La matematica e la logica cambiano, da essere sostanziali diventano relazionali. In Aristotele la proposizione è una sostanza e un predicato, invece in Frege diventerà un certo paradigma, una certa relazione P che lega una serie di termini T1, T2, Tn.
e oltre che diventare relazionale e sostanziale, relazionale diventa infinitaria. Frege introduce il quantificatore, perché l'infinito diventa la prima fondamentale caratteristica alla base del rigore logico insiemistico. Gli insiemi, c'era Platone che quando gli avevano nel Teteto dice: ah sì, potremmo considerare un carro come l'insieme dei suoi pezzi. Ma che è questa fesseria? Come fate a fare un carro con l'insieme dei suoi pezzi? Sono due cose completamente diverse. Pigliate un uomo, fatelo a pezzi, mettetelo in una cesta, è un uomo quello? No, quindi pensare che l'insieme sia caratterizzato dai suoi elementi è una sciocchezza, è una semplice sciocchezza. Invece nell'Ottocento l'infinito richiede l'insieme. Perché? Perché con la struttura insiemistica tu tratti un insieme infinito come una lettera, come aveva fatto già Leibniz ai suoi tempi. La struttura della teoria degli insiemi nasce dal fatto che bisogna trattare l'infinito. Non si può più evitare di trattare l'infinito. La deduzione diventa sintattica con le regole di inferenza e le teorie diventano formali. La deduzione, ancora in Cartesio, non era sintattica, era intuitiva. Il collegamento fra una proposizione e la successiva non aveva regole sintattiche alla sua base, ma solo regole di intuizione matematica e logica. Cominciano a distinguersi sintassi e semantica, che in Euclide invece erano coincidenti, cominciano a diventare diverse. La sintassi è la dimostrazione, la semantica è la verità. E in generale, con Hilbert, abbiamo che la verità deve essere ridotta a dimostrazione. La semantica deve ridursi a sintassi. Nasce la fase della matematica sintattica, che poi porterà alla macchina sintattica, che poi è il calcolatore. L'università moderna è una struttura sintattica. Quindi quello che io, e qui concludo, voglio dire, è che tutto sommato, vedete, il rigore matematico è qualcosa che ha due grandi pilastri su cui si fonda. Da un lato la sostanza stessa della matematica, costruita in maniera non logica, ma nella sua autonoma capacità di costruzione di processo cognitivo, e dall'altro il problema istituzionale, cioè di costruire istituzioni che possano essere istituzioni di alta formazione. Tutte le età del rigore matematico coincidono con l'età delle istituzioni universitarie e con l'età dell'organizzazione della conoscenza matematica nei confronti della conoscenza più in generale. Quindi questa è una storia anarchica del rigore matematico. Grazie. Grazie professor Borsacchini per questa rivisitazione del concetto di rigore matematico, indubbiamente anche per gli spunti di riflessione che ci ha consegnato con molta chiarezza, davvero. Grazie. E possiamo proseguire, se non ci sono interventi, che non vedo, con la relazione della professoressa Maria Rosa Montinari dell'Università del Salento, dove insegna bioetica e storia della medicina. Il titolo della relazione è Il manicomio interprovinciale del Salento e l'uso delle terapie somatiche. Prego. Vediamo un attimo di metterlo in... Sì, ok, perfetto. Grazie. Grazie. Sì, oppure vado dalle frecce... Qui è uguale, no? Vado dalle frecce laterali. Anche, va bene. Intanto volevo, buonasera, volevo ringraziare i componenti del seminario di storia della scienza e il professor Garuccio in particolare per avermi accolto qui. Sono molto felice di essere qui, tanto più che sono legata a questa università anche da ricordi giovanili, visto che ho effettuato il mio percorso universitario qui a Bari. Quindi ritornarci in questa veste mi fa decisamente molto piacere. E la tematica della mia relazione, io penso che possa essere anche ben essere trattata successivamente. Ho sentito che avete studiato in maniera molto approfondita con dei volumi e forse c'è l'intenzione di fare un secondo volume sugli scienziati della Puglia, e io avevo pensato anche a queste istituzioni importanti della Puglia che molto spesso non sono state studiate e che sono
passato un po' nel dimenticatoio. Allora io mi sono interessata proprio di questo manicomio interprovinciale del Salento, l'ex Opis, e poi dell'uso delle terapie somatiche, e questo, la relazione è l'oggetto di uno studio che è stato già attualmente pubblicato. Allora facciamo, c'è un po' di sovrapposizione, vedo sulle, purtroppo sulle, sulle slide che non si leggono bene, va bene, comunque inquadro molto molto rapidamente il problema. Sappiamo perfettamente che prima del XIX secolo c'era una concezione delle malattie psichiatriche, una concezione demonologica, per cui c'era questo modello etico-religioso di queste malattie psichiatriche, e quindi i malati di mente erano considerati praticamente dei poveri malati che erano affetti semplicemente pervasi dal demonio, per cui questi poverini erano ritenuti un pericolo sociale, quindi erano segregati, erano, si trovavano in condizioni di isolamento, venivano utilizzati per quella che chiamiamo cura, ma assolutamente non era cura, venivano utilizzati dei metodi violenti, e quindi c'era la sospensione di tutti i diritti umani. Infatti si poteva parlare, assolutamente non si poteva parlare all'epoca di cura, né tantomeno si poteva parlare di assistenza. Per cui dal XIX secolo invece cominciano a diffondersi delle strutture che sono volte proprio alla cura, diciamo così, di questi pazienti psichiatrici, e cominciamo a parlare nel XIX secolo di manicomi. In genere manicomi che erano ricavati da strutture preesistenti, quindi erano dei ex conventi oppure degli ospizi o degli ospedali, a meno che, ma questo in condizioni veramente ottimali, non sicuramente nelle nostre zone, c'erano delle strutture, degli edifici costruiti ex novo sul modello del panopticon che fu ideato da Bentham nel 1791, e secondo questo modello c'era una struttura di accoglienza circolare al centro della quale si ritrovava una torre, se posso magari indicare, comunque al centro della quale si ritrovava una torre con un osservatore che era in grado di vedere assolutamente, di controllare tutto quello che avveniva nelle camerette circostanti dove erano praticamente gli alienati. Ma diciamo, questo era un modello che poi nella pratica era stato effettivamente poco attuato. Vediamo qual era la situazione nelle nostre zone. Veniamo alla situazione nella Terra d'Otranto. La Terra d'Otranto, che era un territorio molto esteso, sappiamo che dall'XI secolo la Terra d'Otranto comprendeva le province attuali di Lecce, Brindisi e Taranto, ad eccezione di Fasano e di Cisternino, e comprendeva anche Matera, che soltanto nel 1663 poi si distaccò per diventare, insomma, il capoluogo della Basilicata. Quindi c'era questo territorio estremamente esteso, che non aveva però nessuna struttura di accoglienza per gli alienati. Allora si cercò di costruire, almeno di costituire, una struttura temporanea di accoglienza. E questa struttura temporanea di accoglienza si costituì nel luglio del 1879 presso un convento, l'ex convento degli Olivetani di Lecce, che adesso è sede degli studi, del Dipartimento di Studi Storici della nostra università, per cui ci fu questo, si istituì questo ricovero di mendicità, che era il cosiddetto ricovero dei mentecatti poveri, con il dottor Giuseppe Vignieri, che era il direttore medico dell'epoca. Era però veramente una struttura molto piccola, costituita da 4 stanze, con delle pareti imbottite per, appunto, dei letti di contenzione per gli ammalati, e questi alienati potevano rimanere in questa struttura soltanto per 10 giorni, perché poi venivano inviati al manicomio di Aversa, che era invece una struttura importantissima dell'Italia meridionale, che era sorto nel 1813, e la degenza di questi alienati, la deputazione provinciale di Lecce pagava del
delle cifre molto onerose, delle rette molto onerose. E quindi ci si rese conto che piano piano era troppo costoso e che era necessario cercare di costruire in sede una istituzione in cui i poveri ammalati potessero permanere per un tempo più lungo e quindi essere curati. Per cui il 3 gennaio del 95 il Consiglio Provinciale di Terra d'Otranto votò per l'istituzione di questa struttura manicomiale nella provincia di Lecce e poi il 1 dicembre del 1897 si presentò un progetto molto articolato, un progetto redatto dall'ingegner Luigi Libertini, che aveva espletato una visita minuta, come si vede dagli atti, al San Salvi di Firenze. Quindi volevano costruire una istituzione, una struttura veramente importante. E nacque così il manicomio provinciale di Terra d'Otranto, che si è chiamato manicomio provinciale di Terra d'Otranto dal 1897 al 1930, e la cui sede era nel convento degli Alcantarini, originariamente convento di San Giacomo, che era stato costruito da Ferrante d'Aragona e poi donato nel 1614 da Filippo III di Spagna alla congregazione francescana degli Alcantarini. Poi, in questo contesto, si cercò uno psichiatra autorevole e fu consultato Giovanni Libertini, che si recò a Napoli e a Firenze per richiedere proprio dei chiarimenti ad illustri psichiatri dell'epoca, quali il professor Banzi e il professor Tanzi, come risulta dall'archivio di Stato di Lecce. Per cui sorge nel marzo del 1901 questa struttura è costituita da quattro settori, quindi abbiamo già una struttura ben articolata. Quattro settori, uno per i malati più tranquilli, l'altro per i malati più agitati, l'altro per i sudici, l'altro per le donne che si trovava a sud del convento. E questa struttura poteva ospitare circa 200 persone. La direzione fu affidata sempre al dottor Giovanni Libertini con un'equipe medica costituita dal primario e da due medici assistenti, personale infermieristico che era soggetto a dei provvedimenti, a dei turni di lavoro estremamente pesanti con provvedimenti disciplinari molto forti, per cui la cultura era proprio quella fondata sul lavoro ai limiti dell'impossibile, sul sacrificio e sulla volontarietà essenzialmente. E quindi dal 1903 al 1930 venne dotata questa struttura dei padiglioni, che sono i padiglioni che attualmente ancora vediamo e che, devo dire, sono andata per fare questa ricerca sono andata in questi luoghi pensando di ritrovare dei luoghi della memoria. In realtà ho trovato dei luoghi in cui c'è un abbandono ed un degrado assoluto. Non c'è più nulla da poter recuperare storicamente, per poter recuperare cartelle cliniche e tutto quanto era nell'Opis sono dovuta venire a Lecce presso un'agenzia Prodeo, alla quale tutto il materiale cartaceo è stato dall'ASL affidato, con la speranza di poterlo, chissà quando, forse poi rendere in formato elettronico, ma chissà quando avremo questa possibilità. Quindi veramente un degrado incredibile, terribile. Ecco perché quello che dicevo all'inizio, forse la necessità anche di recuperare un po' nel ricordo, nella storia, queste istituzioni. Quindi questi padiglioni erano costituiti dal padiglione donne e uomini, lavanderia, un'officina, un padiglione della medicina, degli edifici con le docce e dei magazzini. E quindi con un personale, chiaramente con l'aumento dei padiglioni anche il personale era necessario che si dovesse incrementare, migliorarono anche, bisogna dire, le condizioni di lavoro. Quindi cominciava ad esserci un periodo da questo punto di vista un po' più favorevole anche per gli operatori. Questo è un primo
una bozza di un progetto di un padiglione iniziale, e questo è, sono le fotografie dei padiglioni di allora, ma insomma quello che è rimasto, che adesso ha subito un cambio di destinazione, nel senso che alcuni di questi padiglioni sono attualmente utilizzati, alcuni dai NAS, alcuni dalla direzione sanitaria, eccetera. E quindi padiglione uomini e padiglione donne, ecco, il padiglione donne, i magazzini, l'officina. C'era anche un campo, un campetto di calcio, e quindi si cercava di dare un po' di possibilità appunto alle attività sportive. Questo ospedale poi dal 1931 al 1985 diventa invece ospedale psichiatrico interprovinciale salentino, con l'acronimo che tutti conosciamo di OPIS, quando praticamente le tre province, la provincia di Lecce fu scissa tra il 1924 prima e il 1927 dopo, prima con la scissione di Taranto e di Brindisi, nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto. E quindi questo manicomio si trasformò in un consorzio ospedaliero. Le funzioni che svolgeva erano le funzioni di ricovero e di cura degli ammalati, sempre con una organizzazione tipica di quella che era stata emanata dalla legge del 1904, del febbraio del 1904, e quattro, un'organizzazione tipica manicomiale molto molto pesante, che purtroppo era destinata a perdurare, e una tipica impronta in cui questo manicomio diventava non il luogo di cura dei malati di mente realmente, ma un contenitore proprio degli emarginati della società. Alcuni erano malati di mente, ma molti erano degli emarginati della società. E tra le cartelle cliniche che ho ritrovato, purtroppo non ne ho qui, avrei voluto far vedere qualcuna, non ce l'ho, però c'erano alcune cartelle cliniche in cui non si individuava, non si faceva assolutamente nessuna diagnosi, e erano ricoverati perché erano abulici, apatici, perché non erano partecipativi, non erano integrati nel sociale, erano ricoverati gli alcolisti, erano ricoverati gli omosessuali. E per dirne una cosa che mi ha incuriosito molto è che in questo manicomio è stato ricoverato anche per turbe comportamentali Carmelo Bene. È stato ricoverato perché si era, i genitori ne avevano richiesto il ricovero, perché sul set di Caligola a Roma si era innamorato di un'attrice e voleva sposarla subito, e allora i genitori avevano ritenuto che questo comportamento fosse un comportamento evidentemente da persone non sane. Così come in questo ospedale è stato ricoverato nell'OPIS anche Gio Staiano, che sappiamo è stato uno dei primi omosessuali dichiarati. Ecco, per cui voglio dire questo per farvi capire come in realtà non era un reale luogo di cura di persone affette veramente da queste patologie. Per cui nel 1939 c'è, sotto la direzione del professor Umberto De Giacomo, si amplia ulteriormente, si aumentano soprattutto il numero di ricoveri, si istituisce anche un nuovo padiglione, Villa Salento, che era destinati agli alienati a pagamento, e poi praticamente si cominciano a creare, a utilizzare dei sistemi di cura più innovativi, si utilizza l'ergoterapia e quindi anche l'istituzione di un laboratorio diagnostico e di un laboratorio radiologico. Tra gli anni 50 e 60 si istituisce un servizio di assistenza a carattere sociosanitario, e quindi qua si inizia a vedere, direi, tra virgolette, un po' di luce, nel senso che forse c'è anche dal punto di vista proprio umano un po' di conforto in più per questi ammalati. E poi anche un impianto radiodiagnostico, e quello per l'elettroencefalografia.
Negli anni 60 i pazienti aumentano notevolmente e quindi si arriva da 900 a 1300 pazienti, quindi effettivamente una struttura che ha accolto veramente molti molti pazienti. E tra l'altro si apre anche una nuova struttura, una struttura Strudà che era adibita, Strudà in provincia di Lecce, era adibita al ricovero dei pazienti, dei malati più tranquilli, malati cronici più tranquilli, e questo è un tentativo un po' di superamento, uno dei primi tentativi di superamento della logica manicomiale, che anticipa, se vogliamo, quelli che è poi il contenuto della legge 180 successiva del 1978, della legge Basaglia. Nel 1974, sotto la direzione del professor Luigi Stefanacchi, viene anche ampliato l'edificio amministrativo a quattro piani, che si costruisce questo edificio a struttura poligonale che attualmente è la sede poi della direzione sanitaria. E quindi dal 1985 al 1998 parliamo di presidio ospedaliero psichiatrico Giovanni Libertini, perché nell'85 la legge regionale numero 33 affidò alle USL appunto poi tutti i servizi psichiatrici, e con 1998 si chiude, con una manifestazione fatta a Apriti Cielo, si chiamava Lecce, si pone fine al manicomio di Lecce. Oltre a questo mi sono interessata delle terapie somatiche applicate in questa struttura manicomiale. Perché me ne sono interessata? Intanto perché molto ho cercato di trovare anche nelle cartelle cliniche, ma poi perché queste terapie somatiche sono in realtà ritornate un po' alla ribalta nel mondo accademico, nel mondo scientifico, e riutilizzate, ovviamente riviste, rivisitate in un'ottica differente, con i mezzi tecnici anche attuali, e quindi rivalutate. Cos'è una terapia somatica? Rapidamente, proprio una definizione più classica della terapia somatica è questa di trattamento che, mediante l'impiego di stimolazioni fisiche di diversa natura, induce nel cervello delle modificazioni funzionali potenzialmente migliorative rispetto alla condizione patologica espressa nella sintomatologia clinica. Quindi parliamo di stimolazioni fisiche indotte. E allora quali erano queste stimolazioni fisiche indotte? Intanto dobbiamo dire che questo è tra le tecniche più utilizzate. Già le tecniche erano abbastanza note di terapia somatica già nel XVIII secolo. Nel XVIII secolo tra le tecniche più utilizzate c'erano il bagno in acqua ghiacciata, si induceva uno stato febbrile, si effettuava il sezionamento chirurgico di segmenti della corteccia frontale, oppure si cercava di diminuire il volume ematico mediante l'uso delle sanguisughe. Questo perché? Perché delle ipotetiche, delle ipotesi eziologiche, empiriche, insomma, che erano eliminare l'ipotetica presenza di sostanze tossiche, l'attivazione del sistema immunitario mediante lo stadio febbrile, quindi questo si sperava che si potesse essere una reazione da parte anche del malato di mente, oppure delle modificazioni dell'apparato cardiocircolatorio. Quindi queste erano queste empiriche ipotesi eziologiche. La svolta però per queste terapie somatiche già note dal XVIII secolo, come vi ho detto, avvenne tra il 1930 e il 1940. E la svolta fu conseguente all'affermazione dell'antagonismo tra sintomi psicotici e crisi epilettiche. Cosa significa? Significa che già ai tempi di Ippocrate se ne parlava, nel 400 avanti Cristo, e già Shakespeare nell'Otello ne parlava nel 1600. In poche parole significa che le persone affette da crisi epilettiche hanno meno probabilità di avere degli effetti psicotici, e ugualmente chi è affetto da malattie psicotiche in genere non ha crisi epilettiche. Allora le crisi epilettiche potevano cercare, si pensò, di migliorare queste condizioni.
Quindi la svolta fu, grazie, fu data ad opera di von Meduna, che fece degli esperimenti su 6.000 pazienti schizofrenici. Si rese conto che solo 20 manifestavano episodi di epilessia. E ancora che i pazienti epilettici che sviluppavano sintomi psicotici manifestavano una diminuzione delle crisi epilettiche. Quindi, allora, su questa affermazione di questo antagonismo ci furono dei tentativi, appunto, di indurre delle crisi epilettiche nel paziente schizofrenico. Quindi immaginate un po' che cosa accadeva. Per cui Meduna inventò lo shock cardioazolico. Praticamente induceva delle crisi epilettiche in questi pazienti, pazienti che alcuni non erano affatto pazienti, come abbiamo visto, pazienti psichiatrici, ma erano persone normalissime, quindi con iniezioni di cardiazol, che è un derivato sintetico della canfora. E a questo punto, nel 1938, Cerletti, che è stato un docente nella vostra università, nell'università di Bari, poi è andato a Genova e poi a Roma, con un suo discepolo Bini, inventano l'elettroshock terapia, la terapia elettroconvulsivante, che consisteva praticamente nell'applicare degli elettrodi per cercare di provocare delle convulsioni tonico-cloniche nell'individuo, delle elettrodi a livello encefalico, sullo scalpo. E allora, quindi chiaramente queste terapie con i metodi dell'epoca sono state delle terapie che producevano grande dolore, grande sofferenza, veramente grande sofferenza. Per cui a questo punto queste terapie somatiche, fino alla fine degli anni 50, sono state utilizzate in maniera massiva, perché non c'erano terapie farmacologiche che potessero essere alternative. Con l'avvento invece della psicofarmacologia, per cui con l'avvento dei neurolettici, degli antidepressivi, delle benzodiazepine, queste terapie somatiche sono state proprio criticate aspramente all'inizio e poi dimenticate. Oggi ritornano alla ribalta, in realtà, e vengono nuovamente utilizzate. E allora, ora vediamo alla fine un attimo perché. Vediamo intanto un attimo solo queste terapie somatiche a Lecce. Nell'Opis cosa si faceva come terapie somatiche? Come terapie somatiche la piretoterapia, che dava, dai dati che ho trovato, circa il 30% di risultati positivi. La cardiazolterapia, con pochi casi che erano stati trattati, lo shock insulinico, perché anche questi li somministravano insulina e quindi praticamente andavano in coma ipoglicemico, quindi shock insulinico, pochi casi trattati, e la malarioterapia. Invece l'ECT, appunto, era molto utilizzata, per cui quello che dicevano che nel 1939 140 pazienti schizofrenici trattati, il 64% di risultati furono ritrovati positivi. Ovviamente anche qui dobbiamo prendere tutto con le riserve dell'epoca e con la conoscenza del caso, però insomma li davano per 64% di risultati positivi. Allora, nel dopoguerra, appunto, e questo ECT veniva somministrata in quasi la metà dei pazienti, con risultati molto brillanti, sempre nel nostro Opis, come diceva De Giacomo, il numero di pazienti raggiunge un picco di 322 nel 1946. Negli anni 50 finalmente si comincia la narcosi terapia, quindi con la narcosi si elimina il rischio di fratture e di dislocazioni ossee durante questo trattamento.
Per cui nel 1948 i risultati ottenuti su Lecce furono molto apprezzati, per cui la Società Italiana di Psichiatria affidò appunto a De Giacomo il compito di spiegare proprio questi cambiamenti che erano indotti da queste terapie somatiche nella schizofrenia. E poi gli stessi dati furono portati al Congresso Mondiale di Neuropsichiatria a Parigi del 50, per cui ci fu un riconoscimento ufficiale all'OPIS che fu considerata alla stregua proprio delle principali cliniche universitarie italiane. E poi negli anni successivi abbiamo, magari accelero un po' perché non vorrei avere, siamo ancora nei tempi, lei mi dice, negli anni successivi abbiamo avuto altre terapie come l'irradiazione Rengen del diencefalo, però sempre su all'OPIS, per cui fu considerata questa istituzione psichiatrica più grande e più importante del Sud Italia. Allora, il perché del riemergere, due parole soltanto ve le volevo dire, il perché del riemergere delle terapie somatiche attualmente in campo scientifico e vengono utilizzati in alcuni ospedali molto importanti. Perché adesso abbiamo fortunatamente delle situazioni molto diverse, intanto delle tecniche di neuroimaging, delle tecniche di bioingegneristica consentono di localizzare delle aree del cervello dove ci sono dei deficit evidenti, appunto psichiatrici, e quindi di far sì che ci sia un'azione mirata e puntuale su quelle aree del cervello. E poi perché ci sono le tecniche e tutto viene fatto in anestesia ovviamente, non come veniva effettuato allora, e perché in realtà un po' è terminato il miraggio della psicofarmacologia, non che non ci sia una terapia farmacologica adeguata, per carità, però la terapia farmacologica non è sempre completamente risolutiva di tutte le patologie. Io vi ringrazio. E grazie per questa ricostruzione davvero molto dettagliata che va oltre, io immagino, il tema, senz'altro va ben oltre la dimensione locale che lei ci ha così ben illustrato, quindi grazie ancora. E se non ci sono commenti su questo intervento, siamo giunti al termine della sessione pomeridiana e del convegno. Se ci sono interventi, ecco, vorrei appunto lasciare per un intervento conclusivo la parola al professor Galuccio. Un saluto a tutti quanti, volevo anche chiamare Francesco eccolo lì, perché così possiamo salutare insieme tutti quanti i nostri ospiti. Vi ringraziamo per la partecipazione e per essere venuti anche molti colleghi da fuori qui a Bari. Speriamo sempre di continuarvi a incontrare in maniera molto più intensa sull'attività futura di cui forse parlerà un pochettino Francesco. Io ormai appartengo al passato, nel senso della... Ma tu sei presentissimo e futurissimo, perché poi naturalmente la presenza del professor Garuccio sarà sempre fondamentale. Io ricordo a tutti ancora una volta che il seminario di storia della scienza è un cantiere aperto a tutti, quindi chiunque abbia idee, suggestioni, proposte, voglia portare dei fondi, noi siamo sempre disposti. E vorrei concludere ringraziando ancora una volta tutti e in particolare il professor Di Giandomenico di essere ritornato a trovarci. Buonasera a tutti.